Buongiorno a tutti e benvenuti in questa sede monumentale della città metropolitana. Di solito questi banchi sono occupati dagli esponenti del Consiglio. Siamo alla vigilia del Giro d'Italia, io sono Antonio Ramaglia e appartengo al comitato organizzatore di questo giro, che è l'Università Federico II. Grazie agli ospiti, ai gentili ospiti e a tutti quelli che hanno creduto in questa iniziativa, recandosi qui per raccontare alla città come la bicicletta in realtà ha cambiato la struttura del nostro vivere e come ci permette di fare ancora tanta ricerca e scoprire cose nuove. Non mi dilungo oltre, passo la parola al nostro rappresentante, il consigliere delegato allo sport di Città Metropolitana. Ha dato il compito davvero difficile, diciamo, di gestire questa grande organizzazione. Ci lo volevo. Sergio, allora, buongiorno a tutti, benvenuti in Città Metropolitana, parlo anche a nome del sindaco Manfredi, che come ben saprete è anche sindaco di Napoli e della Città Metropolitana. Ringrazio per prima cosa RCS che ci ha dato la possibilità di avere per la seconda volta una tappa del Giro d'Italia qui a Napoli. Un evento molto importante perché, se riflettete, con un'audience di circa di 200 milioni di spettatori nel mondo, l'immagine di Napoli è veramente messa in risalto. L'anno scorso c'è stata la tappa nella zona Flegrea, quest'anno invece l'amministrazione di Città Metropolitana ha scelto la zona del Vesuviano e della costiera sorrentina e poi Pompei e Ercolano, quindi saranno viste non solo le bellezze naturali dei lumi, ma anche i siti importantissimi di Pompei e di Ercolano, le storie appunto del Vesuvio, eccetera. In concomitanza appunto alla tappa abbiamo avuto la possibilità con l'organizzazione di Antonio Lanaglia e del professor Italo Destra, coordinatore dell'iniziativa appunto della Federico II, di poter portare avanti la scienza in bicicletta. La città di Napoli e la città metropolitana sono molto vicine. A Napoli già esiste, e anche nella città metropolitana, circa 30 una trentina di chilometri di città, di piste ciclabili. E nel progetto appunto della biciclan della città metropolitana dovrebbe esserci in futuro dei percorsi che dovrebbero raggiungere circa 600 chilometri, divisi in 8 percorsi prioritari per 300 chilometri, 14 percorsi secondari per 150 chilometri e 10 vie ciclabili per oltre 150 chilometri. Inoltre ci saranno anche delle possibilità di raccordo con situazioni di trasporto, quindi circonvesoviani, quindi la metropolitana, quindi i traghetti, per poter raggiungere poi le aree di Napoli. Nient'altro, insomma, auguro che i lavori procedano in maniera tranquilla e niente, buon lavoro, grazie. Per parlare di questi piani faccio un breve passo indietro.
vi parlo, diciamo, dell'approccio dell'economia circolare e dell'obiettivo della sostenibilità, che come vedete in questa slide sono divenuti sempre più dominanti in ogni settore degli studi, della vita, del lavoro, in ogni settore, e quindi anche con il cambiamento della mobilità. La mobilità che viene definita quale tema metropolitano per eccellenza, perché è proprio rispetto a questo specifico settore che si struttura lo sviluppo di un territorio, prevedendo, diciamo, quindi strutturando anche gli studi di pianificazione urbanistica e territoriale, proprio diciamo, innestati sulle programmazioni della mobilità. In quest'ottica il tema della mobilità diventa quindi sostenibile e diciamo, questo approccio è un approccio di tipo europeo. Infatti, diciamo, il tema della mobilità sostenibile nasce in ambito europeo con l'obiettivo di avere una riduzione delle fonti di energia non rinnovabili e con l'obiettivo di avere una qualità della vita sempre migliore. Per questo, diciamo, nasce appunto il piano urbano della mobilità sostenibile, che viene poi descritto attraverso delle linee guida che sono poi rese disponibili per tutti i territori del nostro, dell'Unione Europea, e sostanzialmente che hanno un elemento fondamentale che rende diverso questo piano rispetto agli altri piani che parlano di trasporti e di movimento. Mentre infatti gli altri, forse sono saltato una slide, gli altri piani infatti, il precedente approccio alla pianificazione della mobilità era un approccio di tipo settoriale, un approccio basato sul traffico, sul mezzo di trasporto, quindi su degli aspetti che possiamo dire diciamo diversi da quello che invece è l'obiettivo della sostenibilità, che mette al centro invece la persona, la qualità della vita, la possibilità di avere un accesso universale al territorio, a tutte le possibilità che offre il territorio per tutti gli aspetti della nostra vita. In questo io vedo il legame poi con tutte le attività che poi, tutti i temi che verranno, diciamo, trattati in questa seduta odierna, perché il tema della mobilità, in particolare della ciclomobilità, verrà visto da ciascuno di voi sotto diversi aspetti. Però, diciamo, la cosa fondamentale è che c'è la persona al centro, e la persona che vive in un contesto per lo più urbano dei nostri territori, e questo deve essere l'obiettivo di sostenibilità che ci prefissiamo con questo piano. Quindi la città metropolitana decide di avviare il percorso di formazione del piano della mobilità urbana sostenibile, proponendosi come obiettivo quello appunto di avere una mobilità integrata e diffusa su tutto il territorio, garantendo un accesso universale a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Il piano urbano della mobilità sostenibile, detto PUNS, è un piano strategico, quindi non è un piano, non so quanti di voi siano addentro al tema della pianificazione, quindi non vi direi ulteriormente, ma è un piano che lavora per obiettivi, pone degli obiettivi che sono articolati in una serie di settori, che sono gli obiettivi della salute e della qualità della vita, la sostenibilità ambientale e energetica, l'accessibilità e lo sviluppo territoriale e la dimensione socio-economica. Ponendosi questi obiettivi, individua poi, queste sono le fasi di definizione del piano stesso, e partendo quindi da una conoscenza del territorio puntuale, si costruiscono poi le strategie per raggiungere quegli obiettivi e infine le azioni che costituiscono proprio il nucleo centrale del piano stesso. L'altro aspetto, diciamo, che rende diverso questo piano dai piani di tipo tradizionale è la partecipazione e l'approccio integrato. Questo piano si è costruito non soltanto, diciamo, con il contributo di esperti nell'ambito del trasporto, ma anche con la partecipazione concreta, attiva di tutti i settori della società, quindi cittadini, portatori di interesse, enti, soggetti di varia natura che hanno partecipato fase per fase alla definizione dei contenuti del piano stesso e hanno contribuito in primo luogo alla costruzione del quadro conoscitivo e successivamente, questo qua vediamo qua in questa slide, vediamo il sistema della rete, poi lo vedrete alla fine in confronto con quello
sulla base del quadro conoscitivo si è poi proceduti a fare una valutazione di tipo la cosiddetta analisi SWOT, quindi la valutazione dei punti di forza, dei punti di debolezza di questo sistema e la valutazione delle opportunità e delle minacce che il sistema stesso e il suo contesto offrono per lo sviluppo del piano. Altro elemento sostanziale del quadro conoscitivo è stato l'utilizzo dei dati telefonici, che ci ha consentito di avere una visione molto molto dettagliata e puntuale, ben diversa qui dalle interviste realizzate singolarmente che si facevano in passato, per cui diciamo abbiamo un quadro complessivo che ci offre una visione dell'attuale sistema della mobilità realistico e che ha offerto anche diciamo, spunti interessanti che non ci saremmo aspettati, perché noi nel nostro territorio ci aspettiamo che tutto il sistema della mobilità gravity e passi per Napoli, mentre invece abbiamo registrato una grossa mole di movimenti che invece non passano per Napoli e che affrontano difficoltà maggiori perché il sistema infrastrutturale attuale è fortemente napolicentrico. Come vi accennavo prima, appunto, il percorso è un percorso partecipato con i contributi diciamo, organizzati su diversi livelli di partecipazione. Ad esempio, la nostra amministrazione è dotata di un organismo di partecipazione formalizzato per il forum metropolitano, ma noi abbiamo attivato anche il forum dei territori, coinvolgendo le associazioni, i vari portatori di interesse, abbiamo coinvolto ovviamente gli enti locali. Abbiamo provato ad interagire con i diversi soggetti attraverso diverse modalità, quindi ad esempio abbiamo diffuso un questionario online nella prima fase, abbiamo predisposto degli elaborati comunicativi che potessero più efficacemente far arrivare le informazioni relative a questo piano al maggior numero di persone possibili. Una cosa che mi piace molto, cioè utilizzare la personificazione delle tematiche del piano della mobilità. Per cui è stato costruito un documento che si è chiamato I sette viaggi della città metropolitana, in cui ogni soggetto veramente immaginato descrive il proprio viaggio, che è un viaggio per esempio per lavoro, è un viaggio che utilizza la bicicletta, è lo spostamento di merci, è il viaggio di una persona con disabilità. Queste sono infatti tutte le tematiche che il nostro piano affronta e che vengono rappresentate appunto con questa strategia comunicativa attraverso dei personaggi e questi viaggi poi verranno valutati che pongono, che descrivono delle modalità di mobilità ma che poi pongono anche dei problemi, evidenziano delle criticità, vengono poi valutati anche alla fine del percorso del programmatore per rendere evidenti quali sono i vantaggi che la produzione di questo piano potrà portare appunto a questi sette viaggiatori. Le tematiche appunto che abbiamo detto vengono personificate in questo documento comunicativo sono quelle che abbiamo appunto appena detto, cioè sono quelle della mobilità della ciclomobilità, chiaramente quella del trasporto pubblico locale, la mobilità delle persone con disabilità e il trasporto merci e logistica. In questa serie chiaramente dato il legame con il Giro d'Italia, l'elemento di maggiore attenzione chiaramente è il Biciplan. Il Biciplan è un piano specifico della ciclomobilità che è stato predisposto insieme al CUNS, che è il piano della mobilità più ampio e generale, e che viene quindi costruito e approvato in forte relazione col piano stesso, così da avere una sinergia quanto più positiva possibile per avere un sistema di mobilità che porti poi agli obiettivi di qualità della vita che ci siamo posti. Sicuramente il nostro consigliere è quello che a me ha sorpreso tantissimo vedere il quadro conoscitivo, una estensione di liste ciclabili veramente visibile, mi permetto di dire, perché è proprio una cosa, una goccia nell'oceano, e noi invece programmiamo la possibilità di sviluppare liste ciclabili ovviamente di diversa natura, quindi diversa strutturazione su tutto il territorio, connettendoci poi con le reti ciclabili di livello italiano ed europeo, che sono in questo modo garantendo sostanzialmente una sorta di connessione ciclabile estesa. Altro elemento rilevante nella costruzione del Biciplan è pensare ai nodi della ciclomobilità, nodi che sono velostazioni che cicloparcheggi e che si connettono al sistema più ampio della mobilità collettiva, così da garantire la possibilità di avere un accesso appunto più diffuso
Un altro elemento rilevante che vorrei evidenziare per il Vigilant, ma che è stato, diciamo, la metodologia utilizzata per lo sviluppo di tutto il piano, è appunto quella di istituire dei tavoli di confronto con diversi soggetti che avevano, diciamo, una conoscenza più approfondita della tematica trattata, che è stato, diciamo, centrale per la costruzione del piano stesso, ma che diventa anche una prospettiva futura, cioè una proposta del piano stesso, cioè quella di strutturare, istituzionalizzare questi tavoli di confronto utilizzando gli strumenti che si sono sperimentati in questa fase di predisposizione del piano, come per esempio nel caso del Vigilan, la costruzione di questa mappa interattiva che ha consentito a tutti i ciclisti di, diciamo, collocare sul territorio le criticità, le possibilità e desiderata. Come dicevo, appunto, questo sistema è stato pensato anche per il più ampio e vasto sistema della mobilità sul nostro territorio. Brevemente vi dico che le proposte del PUMS più in generale sono quelle riguardanti lo vedete qua, la costruzione di un sistema di trasporto, diciamo, che va nella zona nord di Napoli, quindi questa parte qui, e che collega la zona est con la zona ovest del nostro territorio con un sistema del tipo bus rapid transit, e quindi, diciamo, un sistema più snello e di minore impatto sul territorio. Ed anche, diciamo, l'ipotesi di trasformare la linea ferroviaria costiera, che attualmente è una linea che, diciamo, separa i territori vesuviani dal mare, trasformandola in linea ferrotranviaria, quindi non pensando a progetti infrastrutturali di grande rilevanza e quindi di difficile attuazione, come per esempio quando io studiavo in facoltà di architettura, pensavo interviamo la linea ferrata oppure costruiamo una linea teleferica che sposti da destra a sinistra, eccetera. Sono tutti bei progetti, ma di difficile realizzazione in un territorio come il nostro, con le difficoltà che tutti conosciamo. Qui si pensa invece a una trasformazione del punto di trasporto, non è più treno ma è ferrotranvia, per cui diventa meno veloce, meno pericoloso, e quindi permette, diciamo, una maggiore diciamo, osmosi del territorio stesso, a destra, cioè ai due lati della linea ferrata che rimanerebbe. Inoltre consente la presenza di maggiori fermate di stazioni e quindi un'accessibilità ancora più diffusa su tutto il territorio. Sono stati affrontati i temi della mobilità delle persone con disabilità e i temi della logistica e delle merci che tanto impattano e sempre più impatteranno i nostri territori. In questo caso le soluzioni non sono delle soluzioni materiali che sono state proposte, sono soluzioni immateriali, quindi un approccio metodologico, la costruzione di un ufficio, di un tavolo di partenariato, la promozione, diciamo, di percorsi virtuosi che possono essere fatti soltanto se c'è una cooperazione istituzionale ma anche trasversale rispetto a tutti i portatori di interesse. Infine, diciamo, l'ultimo elemento è quello, diciamo, del coinvolgimento attivo e concreto con gli enti locali, cioè con i comuni, ai quali abbiamo fornito una sorta di strategie specifiche comune per comune, fornendo loro un albero delle azioni che qui vedete rappresentato molto velocemente, e una scala di priorità comune per comune, perché chiaramente a base di tutti gli studi che sono stati svolti si è potuto, diciamo, proporre comune per comune delle scelte più proprie, più consone per il territorio specifico. Infine, è chiaro che tutto questo che veramente vi ho raccontato in 2 minuti è una quantità di lavoro notevolissima, cioè ci sono avuti circa 2 anni per arrivare a costruire tutto questo sistema, e che diciamo, ha utilizzato ovviamente sistemi di modellistica, sistemi diciamo, di conoscenze trasversali nei diversi settori, non soltanto necessariamente quello dei trasporti. Quello che è rilevante anche che diciamo, il piano viene costruito attraverso, cioè è strutturato utilizzando anche degli indicatori che servono per costruire e valutare il piano nel corso della sua formazione, ma che serviranno anche poi per valutare il piano nel futuro rispetto alla sua realizzazione. E per cui questi sono degli indicatori che non sono solo trasportistici, ma appunto sono anche di sostenibilità. E qui sinteticamente mettiamo in evidenza, diciamo, che uno degli obiettivi che ci siamo posti con il
piano è quello di realizzare una diversione modale dall'utilizzo del mezzo privato, che si è dimostrato essere quello che determina un maggiore impatto sull'ambiente, al modo di trasporto collettivo, alla mobilità attiva, perché chiaramente se forniamo la possibilità di utilizzare la bicicletta con maggiore sicurezza, con maggiore possibilità di accesso ad altre modalità di trasporto, noi promuoviamo l'utilizzo della bicicletta in maniera concreta ed attiva. Il piano ha un orizzonte di 10 anni e prevede uno step intermedio a 5 anni per valutare se stiamo andando in questa direzione. Infine, una cosa fondamentale, essendo un piano, un'ipotesi, un progetto, un sogno, in realtà la produzione di questo piano consente a noi come amministrazione, ma anche poi ai comuni, di accedere quindi a finanziamenti con premialità, con posizioni agevolate, perché proprio diciamo, la capacità di programmare e di avere una visione, in questo caso una visione sostenibile dello sviluppo del territorio, è premiata a livello diciamo, economico, fornendo i mezzi possibili per realizzare questa prospettiva. Tutta l'attività del piano della città metropolitana è pubblica e resa pubblica, cioè il sito di città metropolitana che ha una sezione dedicata proprio al CUNSE e al MICICLAN, e ovviamente poi potete chiaramente contattarci per avere tutte le informazioni e gli approfondimenti che desiderate. Concluso e vi auguro un proseguo. Io direi che possiamo cominciare le sessioni scientifiche. La prima sessione è tecnologie e innovazioni, il professore Ernesto Di Maio, Tech Mafi. Il titolo della sua presentazione di materiale della protezione del ciclista. Adesso è la commissione. Grazie nel frattempo che l'istituto che ci ha raggiunto. Grazie a voi ragazzi e anche agli studenti. La parte scientifica che abbiamo organizzato effettivamente nel periodo secondo in maniera tale da mettere in evidenza alcuni tratti comuni di alcune ricerche che abbiamo fatto in diversi sindacati. Quindi anche per questa occasione anche per scambiare le pratiche, scambiare ricerca e magari poi far nascere qualcosa di comune su queste tematiche, potendo coltivare un po' di interesse dei vari ricercatori che magari non sanno nemmeno che qualcun altro si sta occupando di cose simili. Prego, adesso per il professore, grazie. Al raggiungimento di questo carico critico
critico, chi critico, cambia la forma della trave, si dice va in instabilità geometrica, quindi abbiamo visto si imbarca e questa cosa succede a un livello di forza ben fissato e dipendente dalla rigidezza della trave e dalla sua forma. In particolare E è la rigidezza del materiale, I ed L riguardano la forma della trave e più è snella più facilmente avviene questa instabilità. Perché ci interessa nella protezione del ciclista ma anche del calciatore su palastinchi? Perché interessa questa bella equazione? In particolare nella protezione del ciclista ci riferiamo tipicamente al casco. I caschi che vengono studiati in questi modi. E qual è il ruolo del casco? Il casco deve assorbire tutta l'energia dell'impatto e ce n'è tanta. Immaginate, il nostro corpo ha una grande energia cinetica quando colpisce un ostacolo. E il casco però deve anche fare un'altra cosa, deve assorbire questa energia ad un basso livello di sforzi. Se mettiamo un casco rigido in testa, una scodella, l'energia viene ovviamente assorbita, ma il nostro cranio la riceve tutta e questo non va bene. Quindi il casco deve assorbire l'energia di impatto ad un basso livello di sforzi. Un tipico comportamento di una qualunque struttura meccanica, quando la sollecitiamo, è di questo tipo. Quindi, se sollecitiamo con una forza, avremo degli spostamenti e la curva tipica è questa. Se la soglia tollerata, per esempio dal nostro cranio, è di un certo valore, l'energia che questa struttura assorbe in maniera sicura, senza danneggiare il nostro cervello, è quest'area. Ci rendiamo conto che per fare di meglio dobbiamo trasformare questa risposta in quest'altra. In questo modo cosa succede? La struttura che abbiamo creato lavora ad un livello di forza sotto soglia, quindi in maniera sicura, assorbendo una grande quantità di energia meccanica. E questo fanno i nostri caschi. Riconosciamo all'interno del casco una morfologia strana che forse conoscete, quella delle schiume. Nel casco, forse conoscete la schiuma di polistirolo, quella delle scatole della mozzarella, del packaging. Nel casco c'è una schiuma simile che progettiamo secondo quanto disse Eurico. Quindi, da cosa è caratterizzata la schiuma? Da una bassa densità, cioè tantissima aria, e questo permette di avere un casco leggero, ma soprattutto di avere tante piccole travi. Ogni parete della cella della schiuma è una trave di Eurico. E in particolare queste travi sono tutte uguali, tutte la stessa geometria, stessa lunghezza, e quindi risponderanno alle Eurico tutte alla stessa livello di forza, quel P critico. E quindi sollecitata per esempio a compressione, una schiuma reagisce esattamente come vogliamo. Strato per strato queste piccole travi microscopiche si imbarcheranno, subiranno il buckling, questa instabilità, allo stesso livello di carico, progressivamente mantenendo costante quella forza, esattamente come volevamo. Quindi quando si misurano le proprietà di una schiuma, si ottiene proprio questa forma della curva forza-spostamento, esattamente come avremmo voluto. E in questo video è molto evidente cosa sta accadendo quando il casco subisce l'urto. Vedete, strato per strato si ha l'instabilità alla Eurico delle varie cellette. In effetti,
si occupa in Ateneo di ingegneria dei materiali e scienza dei materiali, studia anche questo tipo di strutture. In particolare nel laboratorio che dirigo, che si chiama FOMA, FOM e Schiume, ci occupiamo proprio di queste strutture molto utilizzate non solo per la protezione del vasto, ma anche dell'isolamento termico, dell'assorbimento acustico. Questo è il mio laboratorio, il laboratorio a Fuorigrotta, e devo dire sviluppiamo schiume anche speciali rispetto a queste semplici che si trovano nei caschi, per innovare questi settori così importanti, così critici nella nostra vita. Grazie. Grazie. Domande? Danilo? Ah no, non è la domanda, ok, posso. Ok, prego. Allora, prossimo intervento. Io ho seguito con attenzione per due motivi. Numero uno, perché faccio matematica in tutto. Numero due, perché sono traumatizzato cranico. Nel senso che, diciamo, io non funziona sempre l'eco. Come? Non funziona sempre l'eco, quindi evidentemente. No, non è vero, funziona. Sì, certo. Che bisogna avere il casco. Io ero vedute. Ok, ok. Esatto, diciamo, però effettivamente sono, diciamo, essendo, avendo vissuto tutte queste cose, diciamo, naturalmente un chino ai colleghi ingegneri che veramente fanno queste cose, nelle quali veramente ci dobbiamo credere, che sono veramente utili. E poi no, la raccomandazione che bisogna dare sempre comunque, quello è il caso che sempre. Io quel giorno non c'avevo, perché non vedo come è vestito da un altro, ma lo brutto è uguale, se siete in moto, se siamo in auto è uguale tutto frontale. Quindi diciamo, molto per me con i caschi ci salvano, fino a quasi 40 ore ci salvano, insomma, è una cosa veramente complimenti del vostro lavoro. E tutti quanti, con tutto il casco, anche a velocità di 20 ore. Grazie. Benissimo, siamo stati alla prossima presentazione, vediamo se funziona. Allora, Filippo Davide della Laser, sicurezza e salute in bicicletta, giusto? Sì. Vediamo la ricerca per trovare una soluzione che migliora la nostra salute.
identificando i nomi che ho mancato e che hanno scorrotto, e delle indagini su base di un operatore con un dispositivo pubblico giuridice o anche l'applicazione di machine learning. Oggi voglio parlare anche molto sulle nuove tecnologie di dispositivo indossabile, sono wearable sensors, che entrano nel mercato negli ultimi anni. Ci sono qualche sensore che sono particolarmente importanti per i ciclisti. Prima di parlare di questi sensori, voglio parlare un attimo del perché siamo interessati al ciclismo. Perché spostarsi in bici garantisce il distanziamento fisico, una cosa che è molto importante negli ultimi anni che abbiamo visto con il Covid-19. Ma anche spostarsi in bici fa bene alla salute. Spostarsi in bici rafforza i muscoli del cuore, abbassa le pulsazioni da riposo, riduce anche il livello di grasso nel nostro sangue. Ci sta anche una ricerca che ha confermato che chi va al lavoro la bici riduce per due, massimo tre volte il danno ai polmoni confronto a una persona che va al lavoro con una auto, un modo classico. Ci sono tante cose positive che dicono noi di spostarsi in bici, anche spostarsi in bici rafforza le difese immunitarie, il flusso del sangue, per esempio, riduce anche lo stress o anche i nostri anticorpi funzionano meglio. Sulla fine, la domanda che mi sono fatto, quindi come possiamo aiutare un ciclista a migliorare le sue prestazioni e monitorare anche il suo stato di salute in un tempo reale? Questo possiamo fare misurando i parametri. Misurando i parametri che sono utili per un ciclista, che per esempio noi possiamo la frequenza, possiamo misurare la temperatura del corpo interno, possiamo misurare la potenza di pedali applicati, o possiamo anche misurare i livelli di glicemia nel sangue o anche di trazione su quanto una persona è sola. Questi due ultimi due punti sono di particolarmente interesse per me come ingegnere biomedico. Per rispondere un attimo come si può misurare il livello di glicemia, poi un attimo arrivare al nostro corpo umano. Il nostro corpo, la nostra pelle, ha un fluido molto interessante, due fluidi molto interessanti, il sangue, che sappiamo, e anche il fluido interstiziale. Questo fluido è in contatto direttamente in contatto con il nostro sangue, ma anche con la pelle, è un fluido che sta in mezzo alla nostra pelle. Perché sta in questa posizione da tante cose positive. La prima cosa, noi abbiamo i biomarcatori che troviamo in questo libro, che possono essere esosomi, possono essere DNA, possono anche citochine o altri biomarcatori che sono molto interessanti per noi per capire lo stato di una persona, anche di un ciclista. E questi biomarcatori diffondono direttamente a un effetto di diffusione dal canale del flusso sanguigno direttamente in questo fluido interstiziale. Perché? Perché ci sta la pressione, cioè il nostro sangue applica la pressione che pressa direttamente questo biomarcatore in questa zona della nostra pelle. Da là invece entra nei nostri vasi linfatici e torna di nuovo nel circolo del sangue. So, alla fine ci sta una connessione diretta da sangue e questo fluido. Perché adesso è così interessante per noi questo fluido? Perché invece se noi vogliamo misurare un biomarcatore di un ciclista, di misurare nel sangue è molto invasivo. Invece fare la misura direttamente in un strato della pelle è meno invasiva. In questo modo possiamo misurare quasi tutti i biomarcatori che troviamo nel sangue meno invasivo. Questo alla fine è una grande cosa. La ricerca degli ultimi anni va esattamente in questa direzione, di
di non cercare nel sangue, ma cercare in altri posti del nostro corpo. I prossimi slide vediamo un attimo come si può fare questa cosa. Per fare questo ci vuole una metodica per estrarre questo liquido. Ci sta per esempio la possibilità di inserire l'acqua. Si inserisce questo acqua che al suo interno è vuoto e con un flusso di capillare il liquido esce dalla nostra pelle. Un'altra metodica, noi possiamo per esempio applicare un tipo un vuoto, succhiando dalla superficie della pelle il liquido fuori dalla pelle. O possiamo inserire una membrana semipermeabile che permette di isolare il liquido. Altre tecniche usano per esempio vari tipi di api che applicano una pressione e succhiano insieme in stesso momento, o anche effetti diciamo di elettroforesi. Queste sono più o meno le tecniche che possiamo usare per l'estrazione del fluido di misurare di un marcatore, ma noi non siamo interessati a un ciclista di misurare in un momento il suo stato di un vivo marcatore, noi vogliamo una misura in continuo. Per questo ci sono altre tecniche. Una di queste tecniche è di inserire nella pelle un sensore flessibile che entra fino alla terra e misura in continuazione un biomarcatore. Sulla superficie della nostra pelle ci sta un trasmettore che trasmette il segnale misurato in questo istante direttamente a un dispositivo intelligente, che può essere ad esempio un smartphone. Invece di inserire un elettrodo, ci sta anche un'altra tecnica di inserire proprio una capsula, un mini laboratorio che si inserisce direttamente nella pelle, rimane là dentro per settimane o anche mesi e trasmette vari tipi di segnali isolati direttamente nella pelle a un altro trasmettore che di nuovo trasmette il segnale a un dispositivo intelligente. Altre tecniche meno invasive sono di nuovo i microarchi, che sono più o meno 500-600 mm in lunghezza, all'interno di nuovo sfruttano dell'effetto del flusso capillare che portano il liquido fuori dalla pelle a un sensore e misurano di nuovo il segnale. Perché facciamo tutto questo? Perché noi vogliamo monitorare un biomarcatore di un ciclista non solo in un istante ma in un continuo. Noi vogliamo sapere quando lui esce da un stato fisiologico, quando siamo solo sotto un stato fisiologico per intervenire. Questo è diciamo il senso di tutta questa tecnologia. Adesso andiamo sulle applicazioni. Una delle applicazioni più importanti è il biosensore di glucosio. Perché glucosio? Glucosio è molto importante perché alla fine glucosio, lo zucchero, che alla fine è il carburante di un ciclista. Se noi siamo in grado di monitorare il livello di zucchero, possiamo anche intervenire al momento giusto e aggiungere zuccheri. Vedere anche la quantità e la qualità di vari tipi di zuccheri e altre sostanze per migliorare diciamo la performance di un ciclista. Ovviamente non si deve dimenticare ogni performance di alto livello ha inizio contatto di alto livello. A noi serve una investigazione più precisa e in tempo reale per fare questo lavoro. Ovviamente una volta abbiamo monitorato questi biomarcatori e questi livelli di zucchero e possiamo vedere come possiamo migliorare l'allenamento di un ciclista, ma anche possiamo recuperare meglio la performance del ciclista. Oggi come oggi si usano misuratori di glicemia come questo in casa. Ovviamente questo è un sistema che non possiamo applicare su un ciclista. Altre tecniche, come per esempio una smartwatch o un Apple Watch per esempio, non è in grado di fare misure di questo tipo, perché la
misura ottica, oggi come oggi, dopo tanti anni di ricerca, non dà la precisione che serve a noi per questo tipo di misura. Per questo si usa un sensore con un elettrodo che si applica dietro al braccio di un ciclista, che entra 5 mm nella pelle e misura in continuazione il livello di glucosio. Questo è una cosa che si è sviluppata in 20 anni di ricerca. C'è stata un'esperienza di 20 anni per creare questo mini laboratorio che si può applicare per la misura di glicemia. Queste sono le cose. Possiamo monitorare, possiamo massimizzare la prestazione di un ciclista. Questa è una tecnica, sono varie altre applicazioni che si trovano al mercato che sono molto simili, sempre un sensore applicato e un transponder che si applica da solo di questo sensore e un dispositivo intelligente. Solamente la durata di un sensore di questo tipo dura da una settimana massima a due settimane. Questo non è una cosa che possiamo applicare per un tempo molto lungo. Invece un altro sensore molto importante è il sensore di idrazione. In questo caso possiamo misurare la disidratazione. In questo caso già meno 1% del peso di un ciclista ridurre la performance del ciclista. È una diminuzione della pressione sanguigna, abbiamo un aumento della frequenza cardiaca, abbiamo un aumento della frequenza respiratoria, abbiamo una diminuzione del flusso sanguigno nelle estremità. Questi sono tutti fattori molto importanti. In questo caso usiamo un sistema abbastanza simile, ma non invasivo. In questo caso, di nuovo, abbiamo un sensore che possiamo avere sul braccio che misura per massimo 36 ore la perdita di liquidi in questa zona. Con l'aiuto del machine learning, il sensore, sapendo qualche parametro del ciclista, possiamo stimare la perdita di liquido di questo ciclista. E in più possiamo anche indicare quando il ciclista deve bere e che cosa deve bere per non arrivare a una perdita sopra di 1% della sua massa del corpo. Potremmo chiudere? Sì, ho finito. Alla fine, come ultima cosa, il cervello, quando il cervello dice a noi si deve bere, è già tardi. Già abbiamo una percentuale di perdita alto di 1%. So, alla fine il sensore può indicare in tempo reale molto più veloce il nostro cervello il liquido che manca al nostro corpo per dare di nuovo una prestazione massima a un ciclista. Insomma, parlerò in italiano, le scansioni in inglese non sono molto scritte, quindi insomma, se
se avete domande su qualcosa che non capite, me lo dite rapidamente. Questa slide è giusto per identificare che in questo momento abbiamo un problema. È riportato all'andamento della misurazione dell'innalzamento della temperatura negli ultimi anni, la termine è molto più lungo, però se vediamo la grafica a destra, dal 1950 al 2020, quelle che sono le previsioni dell'innalzamento della temperatura con l'attività umana e senza l'attività umana, e ci rendiamo conto che abbiamo un problema che viene anche rivisto in quest'altro settore, in cui nell'ultimo anno, quindi dal 2021-2022, nonostante tutti gli sforzi che stiamo facendo a livello planetario per l'abbassamento delle emissioni di CO2 equivalente, quindi per combattere la crisi climatica, abbiamo alcuni settori di interesse che stanno ancora aumentando le proprie emissioni, come quello, diciamo, se vediamo il grafico sulla destra, sulla sinistra, la divisione by sector. Abbiamo che l'industria energetica e l'industria dei trasporti sta aumentando le proprie emissioni, mentre il settore industriale e quello del bitico le sta riducendo. Tuttavia la crescita del settore iniziale è comunque maggiore rispetto alla diminuzione degli altri due, quindi nonostante tutti gli sforzi stiamo ancora aumentando la nostra impronta del carbonio globale. Se vediamo il grafico sulla destra, vediamo che il trasporto negli ultimi 4 anni è più o meno costante, anche se si deve dire che negli ultimi anni una curva di crescita è stata riconosciuta, ma è principalmente dovuta a quello che stiamo vivendo, quindi il Covid e la guerra. Se partiamo specificamente per quanto riguarda il settore dei trasporti, vediamo che il settore dei trasporti incide per circa il 24% delle emissioni di anidride carbonica globali, e all'interno del settore dei trasporti abbiamo diverse incidenze, quella principale è quella del trasporto su strada. Ovviamente in questo contesto, quindi nel contesto della mobilità, la bicicletta, il settore della bicicletta è un ruolo fondamentale. È stato riconosciuto che la micromobilità della bicicletta incide attivamente su 11 e 17 sostengo goals sviluppati dalle Nazioni Unite per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Principalmente incide su quelli che sono questi 11 qui riportati, e se andiamo a vedere l'esempio, diciamo, i due più interessanti sono quelli che incide sul health, quindi sul benessere delle persone, quanto abbiamo visto anche nelle slide precedenti, come la bicicletta possa aiutare a prevenire determinate problematiche di salute, e contro la crisi climatica, in quanto ovviamente muoversi con la bicicletta prevede una diminuzione di quelle che sono le emissioni di CO2. Se questo è vero, però, tutto questo deve essere dimostrato. Deve essere dimostrato, e le principali domande a cui dobbiamo rispondere fanno riferimento a come possiamo misurare effettivamente che la bicicletta porta un beneficio dal punto di vista di emissioni di CO2, e come si può comparare rispetto agli altri metodi di trasporto, e soprattutto che cosa possiamo imparare rispetto a quali sono gli impatti generati dall'andare in bicicletta. E per fare questo, la metodologia dell'analisi del ciclo di vita, che è il principale, diciamo, dell'SRT, quindi di pensare al ciclo di vita, ci aiuta a rispondere a queste domande. Ovviamente l'analisi del ciclo di vita è un concetto olistico multidimensionale che permette la valutazione di quello che è il prodotto ambientale, del prodotto, del servizio e della tecnologia. Come vedete, questo approccio ci ha permesso di andare a valutare quelli che sono, ormai tutti quanti voi conoscete, il concetto di sostenibilità, che si basa su tre pilastri, quindi quello economico, quello sociale e quello ambientale. Attraverso le routine, attraverso le metodologie di analisi del ciclo di vita, che sono l'LCA, l'analisi del ciclo di vita ambientale, l'LCC, l'analisi del ciclo dei costi, l'LC, il social CA, che è l'analisi del ciclo l'analisi degli aspetti sociali, il ciclo di vita, ci permette di andare a far valutare tutti e tre i pilastri della sostenibilità. Per quanto riguarda l'LCA, l'LCA è una metodologia, come ho detto, che ci permette la valutazione del punto ambientale lungo il ciclo di vita. È normata dalle ISO 14040 e 14044,
e ripudio principalmente quattro fasi, quindi il pull scope definition, l'analisi di inventario, la valutazione del punto ambientale e l'interpretazione. I step importanti sono il pull scope definition, che ci serve a definire che cosa fa lo studio e che cosa vogliamo tirare fuori dallo studio, e la definizione di quello del sistema, di riferimento del sistema, quindi quel sistema per le unità funzionali, che ci permette di capire qual è il nostro sistema che stiamo studiando e rispetto a quale flusso lo stiamo valutando. Sistema che può essere del tipo input, che vuol dire analizzare semplicemente un'azienda, oppure cradle input, che vuol dire analizzare il punto ambientale della distrazione delle materie prime fino all'azienda, oppure credo che il che vuol dire dalla culla alla tuba, che vuol dire dalla calcolare della valutazione di impatto ambientale l'intero ciclo di vita, quindi dall'estrazione delle materie prime fino alla gestione dei rifiuti. L'inventario, l'analisi di inventario è la parte più lunga di un'analisi del ciclo di vita, che permette l'analisi di andare a recuperare tutti i dati, i flussi di materia e di energia che caratterizzano il nostro sistema boundary. E poi ovviamente c'è l'analisi di impatto ambientale. L'analisi di impatto ambientale che viene fatta a seconda due tipologie di valutazioni che possono essere definite in gergo midpoint e endpoint, che vanno a valutare o delle categorie di impatto come il climate change, il cambiamento climatico, la circolazione delle acque, eccetera, o degli endpoint che vanno a definire più delle aree di protezione, quindi human health, natural resources e così via. Esistono dei software per fare queste analisi e sono qui riportati degli esempi dei database che vengono utilizzati che vanno a definire quelli che sono i flussi e qual è il loro impatto sull'ambiente. Ora, andando a vedere quello che l'LCA ha in relazione alla bicicletta, ci possono essere vari approcci su come utilizzare l'LCA. Uno di questi è rispondere alla prima domanda che abbiamo visto inizialmente, quindi come, qual è l'impatto ambientale di un uomo su bicicletta e come si compara rispetto agli altri metodi di trasporto. Quello che vedete sulla sinistra è il sistema di riferimento che viene considerato, quindi si considera sia la produzione dello strumento che vi serve un po', quindi in questo caso la bicicletta, nel caso della macchina, la macchina, l'operation phase che fa riferimento all'energia o l'elettricità che vi serve per muovere il mezzo, quindi nel caso della bicicletta uno pensi che sia niente, in realtà nell'analisi del ciclo di vita si considera l'extra food che è necessario per il consumo che noi abbiamo quando andiamo in bicicletta, quindi per supportare quello che è l'energia che noi consumiamo per andare in bicicletta, e poi la fase di mantenimento, quindi se ci sono ovviamente cambio olio, cambio prodotto, eccetera, eccetera. Sorprendentemente i risultati di queste analisi del ciclo di vita, questi sono studi pubblicati, qui sono portate delle referenze, ci dicono che i muoversi in bicicletta è sicuramente tra, diciamo, per chilometro trasportato e per chilometro percorso risulta essere conveniente in termini di CO2 rispetto agli altri strumenti di movimento, quindi la macchina piuttosto che il pullman. Però la cosa veramente interessante è che anche più conveniente rispetto ad andare a piedi, perché, diciamo, studi medici hanno dimostrato tendenzialmente che camminare a piedi da un chilometro consumi più energia. Quella produzione di energia richiede una quantità di food maggiore e quella produzione del food aumenta la loro impatto ambientale. Altro aspetto interessante è che, per esempio, la bicicletta elettrica per lo stesso motivo risulta essere meno impattante per chilometro di trasporto tra per chilometro percorso rispetto alla bicicletta convenzionale. Un altro approccio, diciamo, un altro utilizzo dell'analisi del ciclo di vita per biciclette invece è valutare in termini generali di efficiency design la produzione della bicicletta, quindi quali sono gli impatti maggiori che derivano per produrre una bicicletta. Questi sono i risultati per vari tipi di biciclette della marca Trek, che ha pubblicato su questo sito attraverso quello che si chiama di sostenibilità. Quindi vedete che per produrre una bicicletta consumano, emettono 57 kg di CO2 equivalente. E qui vedete le diverse hotspot, cioè quali sono le fasi che maggiormente impattano la produzione della bicicletta. Vedete che il frame e le ruote rappresentano la maggior parte, di dove derivano la maggior parte degli impatti della produzione della bicicletta. Lo stesso si può vedere anche per la bicicletta elettrica. Ovviamente qui vedete che c'è un'emissione globale della produzione della singola bicicletta maggiore rispetto alla bicicletta convenzionale.
però quello che incide maggiormente a questo punto è la produzione della batteria, insieme poi al frame e alle ruote. In conclusione, diciamo, non in conclusione, però quello che possiamo dire è che seppur vero tutto questo, il settore industriale della bicicletta vive una contraddizione. E questa era una un punto di discussione in cui ovviamente abbiamo visto che la bicicletta per chilometro percorso risulta essere ovviamente rispetto agli altri strumenti di moto, però c'è tanto che si può fare, ovviamente legato appunto a quello che riguarda lo sport che sta dietro le biciclette. Se consideriamo quindi i corridori, insomma tutti i team, gli allenamenti, lo spostarsi da paese a paese durante la tappa, eccetera, si genera una quantità di rifiuti enorme e soprattutto genera una quantità di emissioni di CO2 equivalente legate allo sport molto rilevante. Qua c'è un esempio che riporta l'esempio del corridore Michael Woods, del canadese, che ha isolato la problematica ambientale nel 2019 e si è vista che circa di 60 tonne di CO2 equivalente in un anno di corse è circa 3 volte maggiore rispetto a quella del comune cittadino che abita nella stessa regione. Ovviamente poi c'è il problema riguardante i materiali, riciclo e riutilizzo, che nelle biciclette risulta essere molto elevato. Primo, perché l'alluminio è riciclabile, ma deve essere prima pulito da tutte quelle che sono le pitture, eccetera, eccetera, che hanno un impatto ambientale. Secondo, invece, se si passa per esempio alla fibra di carbonio, risulta essere conveniente, però è difficile da riciclare. In conclusione, quindi la metodologia viene utilizzata per 3 principali obiettivi, che sono quello di valutare quindi il trasporto, quindi lo avevamo visto pure prima, termini di mobilità, valutare se è meglio un'opzione piuttosto che un'altra, per sviluppare normative, quindi come quella sviluppata per il piano nazionale o per italiano, per il piano regionale, e per il co-design, quindi la produzione della bicicletta. Però c'è tanto che si può fare, specialmente l'industria del settore del rifinimento, come tanto, questi sono degli esempi di alcune industrie che stanno lavorando in questa direzione, Trek ha fatto il problema di sostenibilità del 2021, lo continuerà a fare, è trasparente, comunica il proprio bilancio ambientale. C'è la prima bicicletta completamente in plastica elettrica, è in plastica riciclata, che si chiama IUS, in cui lo stesso testimoniano questa strada, questa rotta può essere molto sostenibile, tuttavia c'è un altro nel web, è difficile trovare altre aziende con trasparenza rispetto a questa tematica. Grazie a tutti per l'attenzione. Quindi degli equipment per lo sportivo, quindi messa la bici e la sua interazione con la bici stessa, e poi anche lo sviluppo di tecnologie stabili, come abbiamo visto in precedenza, per il monitoraggio di parametri che possono essere di vario tipo, anche biomeccanici, per la valutazione del rischio infortunio. Per quanto concerne la classica analisi di laboratorio che Amicilista Montreale fa per ottimizzare la sua posizione sulla bici, è stata la più accurata, quella con un laboratorio di motion capture. Immagini che vi mostro sono nel laboratorio dei nostri nel centro del Comune di San Giovanni Antiduccio, il laboratorio di economia e sport, nel quale abbiamo la telecamera raggio infrarossi con delle piattaforme di forza che ci permettono di fare una ricostruzione accurata della cinematica e dell'azione del ciclista, e quindi anche un'ottimizzazione per esempio della postura in bici e del settaggio della bici. E al tempo stesso questa tecnologia, questa strumentazione è stata integrata con della tecnologia industriale, sensori industriali classici come la biofrequenzimetri, sensori inerziali, sensori elettromagnetici, per avere quindi una visione completa di tutta quella che è l'attività sportiva e il gesto sportivo che viene effettuato dal ciclista durante il suo sforzo. E quindi noi riusciamo a dare con un laboratorio di questo tipo degli occhi aggiuntivi al ciclista e a tutto l'equipo attorno al ciclista per avere informazioni sulla cinematica, quindi possiamo parlare di costruzione cinematica, possiamo vedere le attivazioni muscolari come vanno, possiamo vedere anche le interazioni col manubrio attraverso il sensore di forza, possiamo vedere l'interazione col terreno, quindi ottimizzare la performance, ma al tempo stesso prevenire gli infortuni
Qui per esempio c'è un'analisi dei dati o un test incrementale per valutare quelle che potrebbero, come cambiavano le attivazioni dei muscoli del corpo ciclista e messi insieme con i parametri degli angoli e dei punti avevo un'idea di quali erano i siti intesi come i giunti del corpo più a rischio di infortunio. Al tempo stesso, sempre in ambito dell'analisi di laboratorio, uno step successivo è utilizzare della strumentazione, questo è un laboratorio che chiamano Vibrante, nel senso che questa è un'attività fatta in Germania, laboratorio di Sport Equipment, dove per rendere più reale il test di laboratorio per attendibile per il ciclista, abbiamo costruito un sistema per riprodurre le vibrazioni del terreno, perché la bici a casa sui rulli è molto diffusa e anzi nell'epoca Covid è diventata uno strumento addirittura di competizione, si parlava di competizioni di virtual cycling e al tempo stesso la problematica di valutare le performance di diversi ciclisti a distanza c'era cioè il fatto di riprodurre delle condizioni uguali con l'utilizzo di rulli che permettessero anche poi di riprodurre situazioni stradali, per esempio fare la Parigi-Roubaix che è caratteristica per forti vibrazioni, ma non esiste ad oggi un rullo che mi permetta di riprodurre quelle vibrazioni. Questo è un progetto sperimentale che ho portato avanti pochi mesi fa, sono stato in Germania l'ultima volta, dove abbiamo quindi acquisito quelle che erano le caratteristiche della vibrazione sul terreno stradale e riprodotto all'interno del laboratorio per fare una valutazione che secondo anche di questo aspetto che influenza la performance anche la salute del ciclista. Qui vi riporto per esempio l'andamento delle pressioni di contatto sul manubrio durante il test a varie delle condizioni e tra i diversi ciclisti c'era un ciclista un esperto delle vibrazioni che tendeva ad aumentare la forza di avere uno sforzo maggiore, ma poi c'è un problema anche di patologie connesse come il tunnel carpale, ad esempio a un'eccessiva vibrazione trasmessa al sistema manubraccio. Credo che ci sono attrezzature relative a come fare l'analisi di laboratorio. L'obiettivo ultimo, però, sempre è quello di dare una strumentazione che permetta di fare una valutazione sul campo, che poi possa essere utilizzabile sempre dal ciclista. Ad oggi, diciamo, gli indossati che sono più di interesse dal punto di vista sono le smart garments, ossia quindi la sensoristica che è integrata con l'abbigliamento di tutti i giorni del ciclista, che però al tempo stesso ha il limite di una minore accuratezza della. Su questo aspetto mi piace fare un accenno su un'attività di ricerca connessa anche con un nostro spin-off, dove abbiamo sviluppato un processo con un device associato, coperto anche da un brevetto internazionale, per il disegno di garments che siano personalizzati sull'utente, perché per avere una misura accurata, il limite dei vestiti e degli enti sensorizzati ad oggi disponibile è che non è personalizzato per l'utente. Da questo punto di vista la nostra idea è di sviluppare un prodotto che sia personalizzato per l'utente e al tempo stesso quindi ovviamente avere una misura molto più vicina a quella di laboratorio. Nell'ambito del ciclismo abbiamo integrato questa attività, questo studio delle forme, dopo vedere anche una piccola demo nel quadro, con informazioni prese con sensoristiche indossabili durante il gesto quindi per valutare la cinematica e lo scambio di forze con il manubrio o con la seduta per fare quindi un design che sia di un quanto ad hoc e personalizzato sull'utente. E da questo punto di vista all'interno dell'attività abbiamo sviluppato proprio un processo per determinare i momenti di massimo interesse del ciclista, intendo questo come partire dalla posizione della scansione della mano, sulla mano andiamo ad individuare i specifici punti di interesse che sono chiamati landmark, punti di rete, e questo poi mi permette di andare a fare una valutazione delle misure antropometriche di interesse per generare infine quello che abbiamo chiamato carta modelli, ossia il disegno 2D dell'indumento che poi dato una macchina, per esempio controllo numerico, con macchine testi di adotto, riusciamo poi a ricreare l'indumento con le misure e il posizionamento delle zone sensorizzate opportune per quanto concerne il ciclista. Allo stesso tempo un altro esempio su cui abbiamo lavorato è la ricostruzione e il disegno del manicotto per avere delle informazioni sulle attivazioni muscolari proprio durante il gesto la testa del manubrio in qualche modo quando è soggetto a vibrazioni per avere poi il disegno di un personalizzato per il ciclista e ottimizzare quindi questa valutazione non solo all'interno del laboratorio ma anche sul campo.
quello, questo manipolo, quindi è un sottotono che abbiamo fatto ad hoc proprio per me, sotto la camicia, che per la valutazione proprio del, sul campo, in maniera semplice, che possa essere poi perfettamente integrata nella quotidianità del gesto. Grazie. A questo punto abbiamo finito la sessione e possiamo quindi fare qualche domanda. Mi sembra che effettivamente la sensoristica sia stato il tema principale trasversale a questi primi interventi, e quindi se qualcuno vuole fare qualche altra domanda oppure vuole intervenire su questo, altrimenti passiamo al resto, sì, alla seconda sessione. Quindi grazie per l'invito, benissimo. Allora, questa è la sessione che abbiamo chiamato Meccanismi e modelli, perché passeremo in rassegna un po' di presentazioni che trattano vari sempre argomenti di una varietà di aree scientifiche, però che hanno a che fare con come funzionano certi meccanismi e la ricerca. Allora, il primo intervento dovrebbe essere questo di Eva Lacina, giusto? Benissimo, il titolo viene al libro e stampa, adesso passiamo alla Life Science, un mondo di informazioni da scoprire. Anche qui abbiamo quattro interventi, sono già tutti relatori, già hanno, non so se tutti hanno montato già la presentazione, poi non vi ricordo di montare, però sto mettendo questi qui, anche la stessa mano, che arriva adesso, questi qui, cioè lì per presentare. Sì. Ma lo facciamo dopo, quando arrivate? Sì, c'è la sensazione di anni perché sono andato a trovare. Buongiorno a tutti, io sono Eva Civita e lavoro presso il Dipartimento di Scienze Mediche Nazionali del Politico Federico II di Napoli, e oggi vi parlerò del utilizzo del DNA come fonte di informazione per il trattamento di pazienti con tumore. Il tessuto fisiologico funziona come una squadra civistica in cui ogni cellula ha la propria specializzazione e tutte le cellule concorrono per il corretto funzionamento e la corretta struttura del tessuto. Quando però avviene una trasformazione tumorale, una di queste cellule compie una vera e propria volata, quindi comincia a dividersi in modo incontrollato, formando un tessuto all'interno del tessuto, che è il tessuto tumorale. Quindi i tumori sono costituiti da masse anonime di tessuto che crescono in modo incontrollato e possono essere però distinti in due categorie: i tumori benigni, caratterizzati da cellule che hanno ben abbastanza differenziate, che hanno le stesse caratteristiche del tessuto d'origine e che sono contenuti all'interno di una capsula, che sono facilmente estraibili in chirurgia e che non sono molto pericolosi per il paziente, e i tumori maligni, che invece sono costruiti da cellule poco differenziate, che sono diverse dal tessuto d'origine e che hanno la capacità di metastatizzare, quindi di invadere organi circostanti o anche organi a distanza, e sono molto pericolosi per il paziente. Le cellule si difendono dalle mutazioni che possono creare insorgenze del tumore tramite un meccanismo principale, che è il meccanismo di riparo del DNA, che è talmente importante che se la cellula non riesce a riparare il proprio danno genomico, piuttosto che trasmetterlo alle cellule figlie, preferisce andare contro un fenomeno di morte cellulare programmata, quindi un vero e proprio suicidio, chiamato apoptosi. I geni regolatori, che sono i geni che vengono, che sono mutati prima della trasformazione e che causano la trasformazione tumorale, sono praticamente separati in due grandi classi: gli oncogeni e gli immunosuppressori. Gli oncogeni sono quei geni che acquisiscono una nuova funzione quando sono mutati, quella di accelerare la divisione cellulare. Quindi praticamente danno una grande spinta alla divisione della cellula e la cellula in questo modo cresce in modo incontrollato. Gli immunosuppressori invece funzionano come i freni di una bicicletta, quindi frenano la crescita cellulare, ma se uno solo di questi due freni è rotto, questo non consente comunque alla cellula di frenare la crescita. Se invece abbiamo la mutazione di entrambi i geni immunosoppressori, in questo caso le freni non funzionano più e la cellula comincia a crescere, abbiamo detto, in modo incontrollato, genera un tumore. Uno di questi geni immunosoppressori più studiati, più noti, è il gene del retinoblastoma, che codifica per una proteina, che è la proteina di epitelio costrutto, che è un interruttore molecolare che spegne la replicazione cellulare. Nell'antologia del retinoblastoma è un tumore di insorgenza pediatrica, quindi bambini piccoli, in cui una delle due copie mutate viene ereditata dal genitore e l'altra copia invece viene
nel decennio dell'organismo, che è chiamato DNA genomico. Quindi, sulla base di quello che ho detto, possiamo in realtà utilizzare il DNA per due scopi. Quindi, possiamo utilizzare il DNA genomico per identificare mutazioni in persone che sono predisposte a sviluppare un tumore, oppure possiamo utilizzare il DNA genomico, il DNA tumorale, per identificare le mutazioni che insorgono a livello del tumore. E quindi per seguire l'instaurarsi di mutazioni dei pazienti che è già malato. Per quanto riguarda l'estrazione del DNA genomico, questo è contenuto in tutte le cellule del nostro organismo e quindi possiamo estrarlo per comodità, però dalle cellule nucleate che sono di più facile campionamento, ad esempio le cellule che vengono esfoliate dalla bocca, oppure le cellule buccali, oppure le cellule nucleate del sangue. Partendo dalle cellule nucleate del sangue, che sono i leucociti, possiamo estrarre il DNA utilizzando il sangue intero e trattandolo con dei santi. Quindi portiamo un campione ad elevate temperature, lo trattiamo con un cloruro di valinina e lo trattiamo anche con proteinasi K, perché la lisi cellulare rilascia anche proteine che possono inficiare le reazioni di biologia molecolare, le reazioni molecolari che verranno dopo. Il secondo step è l'isolamento del DNA da questa miscela di reazione. Per questo si utilizzano oggi nel laboratorio delle particolari membrane di silice che, utilizzando tamponi specifici, legano il DNA. Quindi il DNA viene estratto dalla miscela, viene lavato e poi viene diluito utilizzando l'acqua. Invece, se vogliamo andare a valutare la qualità del DNA tumorale, possiamo utilizzare, abbiamo detto, due tipi di campioni: il tessuto tumorale stesso, che proviene dalle biopsie, che però è effettuato soltanto nel momento in cui viene effettuata l'operazione, decisione di purificare l'organo generalmente, oppure possiamo utilizzare l'estrazione del DNA tumorale circolante, una particolare classe di DNA che viene rilasciata dal tumore a seguito dei processi di morte cellulare e che è costituito da DNA altamente frammentato, che rispecchia lo stato convenzionale del tumore in tempo reale. Il DNA tumorale circolante è libero nel sangue, quindi può essere estratto facilmente utilizzando un campione di sangue intero dopo centrifugazione, in cui viene estratto dal plasma. In questo caso, i step di estrazione sono simili a quelli di cui vi ho già parlato, però utilizziamo particolari biglie magnetiche che sono molto affini al DNA di piccole dimensioni e che quindi vanno specificamente a legare questo tipo di campione. Le biglie magnetiche, essendo magnetiche, poi vengono isolate dalla miscela di campione tramite un magnete e le biglie vengono lavate e il campione viene tutto diluito utilizzando l'acqua. Il DNA così estratto può essere quindi letto, quindi si può sequenziare in tutte le sue basi azotate per identificare le mutazioni e questo si fa con dei metodi che sono chiamati metodi di sequenziamento, di cui quello primo ad essere stato determinato, ad essere stato scoperto, è il metodo di Sanger, quindi Frederick Sanger anche in prima notte. Questo metodo è molto ingegnoso e sfrutta una reazione molto utilizzata nella parte di biologia molecolare che è la reazione interna della polimerasi. Infatti il laboratorio è possibile duplicare per un numero di 25-30 cicli un DNA stampo controllando la temperatura di un campione in cui viene aggiunto il DNA stampo, i reagenti, quindi le sequenze di mescolo e nucleotidi e l'enzima di reazione che ha alcuni casi. In questo caso ogni ciclo della reazione è costituito da tre step. Il step dello step prima della preparazione, inizia l'apertura del filamento di DNA, lo step in cui le sequenze innesco legano il DNA e lo step di estensione del filamento in cui la polimerasi avanza aggiungendo le fasi azotate. Ora, nelle reazioni di Sanger si utilizza una reazione di PCR in cui vengono aggiunti però dei nucleotidi modificati. Questi nucleotidi, come vedete, sono modificati in modo da non consentire l'ingresso di una nuova base azotata, quindi sono chiamati nucleotidi terminatori perché inducono la terminazione dell'allungamento del filamento. E ogni nucleotide è marcato con una molecola che si chiama fluorocromo, che tramite una specifica reazione può essere letta. Quindi in questo modo noi otteniamo dalla reazione di Sanger un grande numero di filamenti del DNA stampo, uno dei quali però ha una lunghezza diversa e uno dei quali termina con un nucleotide marcato con un fluorocromo diverso rispetto ai quattro nucleotidi, diciamo, che costituiscono il nostro DNA. Quindi è possibile in questo modo riordinare
quanti i frammenti del DNA stanno, quello che vedete nello step 1 tramite l'elettroforesi, ed è possibile anche leggere tutti questi frammenti, quindi leggere effettivamente tutte le basi datate che costituiscono il gene di interesse. In questo modo possiamo determinare le mutazioni che si trovano all'interno di un gene, quindi in questo modo in realtà tramite un semplice periodo di sangue possiamo andare a determinare la mutazione driver, quindi quella che fa avanzare la metastatizzazione, la restrittività del tumore in quel momento. E questo è un grande vantaggio perché dovete considerare che il grave problema del trattamento del paziente metastatico che si spalano sempre i meccanismi di resistenza alla terapia. E questi meccanismi di resistenza sono sempre creati da geni. Quindi quello che abbiamo è che identificando in tempo reale le caratteristiche geniche del tumore possiamo aggiustare la terapia in tempo reale per consentire al paziente metastatico una vita più lunga e di migliore qualità. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande sulla interessante analogia delle ricerche del CPS, non l'avevo mai sentita, potrebbe essere utilizzata anche a scuola, effettivamente. Allora, adesso... Yeah.
delle cellule staminali adulte multipotenti. Perché abbiamo guardato quindi? Perché siamo noi due ricercatori siamo interessati a caratterizzare nello specifico queste cellule staminali che definiamo mesenchimali e non quindi le embrionali? Sicuramente perché sono di più facile accesso. All'interno delle cellule staminali mesenchimali ritroviamo sicuramente quelle del bovaro, quindi del midollo. Quelle del midollo sono sicuramente quelle che vengono studiate a partire dagli anni 70. Però c'è da dire che ovviamente il prelievo di cellule staminali del midollo non è proprio una passeggiata. È comunque necessario fare un prelievo doloroso e invasivo, che però ci consente di recuperare una grande quantità di cellule. Ovviamente, così come tutte le cellule staminali adulte, il prelievo di cellule staminali del midollo deve però seguire alcune difficoltà che sono un po' legate alla perdita del differenziamento durante l'età. Ovviamente un individuo invecchiando ha delle cellule che non sono più staminali come da bambino. Ed oltre, ovviamente, non possiamo evitare di dire che il prelievo è sicuramente doloroso. Per tale motivo, negli ultimi anni, la ricerca sta un po' indagando sulla possibilità di utilizzo di cellule staminali da altre sedi. Il tessuto adiposo è uno di queste sedi. Il tessuto adiposo perché sicuramente è più di facile accesso. Ma non solo il tessuto adiposo, abbiamo anche la coppa dentale, il fluido amniotico, la placenta. In laboratorio, ad esempio, noi stiamo cercando di mettere a punto un protocollo negli ultimi anni proprio di prelievo di cellule staminali da placenta. Da cordone umbilicale. Per quanto riguarda la nostra esperienza di cellule staminali da tessuto adiposo, allora noi in laboratorio siamo capaci di isolare e mettere in cultura le cellule. Normalmente queste cellule le otteniamo o dall'eco aspirato o dalla biopsia solida, ovviamente grazie alle collaborazioni che abbiamo con le varie cliniche. Nel mio caso la mia esperienza riguarda il tessuto adiposo idrarbico, il tessuto adiposo che rileste il cuore e quindi riusciamo ad ottenere biopsie di tessuto grazie alla collaborazione con i cardiochirurghi. Una volta ottenuta la nostra biopsia, andiamo ad operare in camera cellule. In camera cellule il tessuto sotto, in un ambiente sterile, quindi sotto cappa, va incontro a due tipologie di digestione. Una prima digestione meccanica, che prevede l'utilizzo di forbici e bisturi sterili, e una seconda digestione enzimatica, che prevede l'utilizzo di collagenasi. Dunque, la bottiglia che otteniamo dallo smilzamento del tessuto adiposo con le forbicine sterili viene posta in una soluzione contenente collagenasi. A quel punto viene incubato a 37 gradi per 45 minuti, dopodiché viene filtrato. In questo modo, filtrando, eliminiamo già posteriormente tutto ciò che non riguarda la funzione vascolo-stromale, che è una funzione molto importante perché è quella del tessuto adiposo che contiene gli adipociti, gli adipociti maturi, i precursori adipocitari, ma anche le cellule del sangue e le cellule immunitarie. In questo modo, quindi, filtrando, eliminiamo tutto ciò che non ci interessa e otteniamo una separazione di fasi. Una fase superiore più densa, che contiene gli adipociti maturi, che potete vedere nei tubi in giallo. Una fase intermedia, che contiene la soluzione di digestione per cui i residui vanno eliminati. E la frazione di sotto, che è quella che non so se riuscite a vedere bene, ma è un pellet nero che contiene appunto tutte le cellule della frazione vascolo-stromale, che tra cui le cellule staminali mesenchimali, che sono quelle a cui noi siamo interessati e che andremo a mettere in cultura, utilizzando appunto piastre e un mezzo appropriato. Le cellule staminali mesenchimali in questo modo aderiscono alla piastra e noi le possiamo osservare al microscopio. Non credo che da lontano si veda molto bene, però una volta adese alla piastra, le cellule staminali mesenchimali assumono una morfologia fibroblastoide, quindi sono in tutto e per tutto le fibroblasti. Io vi ho riportato alcune foto di cellule staminali mesenchimali isolate da tipi diversi di tessuto adiposo. Dal punto di vista morfologico, le cellule come la tessuta adiposa addominale o da tessuto adiposo della bocca, quindi la gola di biscia, ma anche dal adiposo mammario e le mie dal tessuto adiposo di carpito, sono tra di loro tutte molto simili. Quelle che però le caratterizzano ovviamente sono i geni che scrivono,
alcuni, alcune alterazioni metaboliche, come per esempio quelle legate alla glicemia, possono impattare sulle cellule isolate dalla zona di cuoio ed in particolare alterare quelle che sono per esempio i processi differenziativi di cui abbiamo parlato prima. Perché questo? Perché noi possiamo valutare i differenziativi di cui ho prima parlato anche in vitro, anche in piastra. Infatti queste cellule trattate con opportuni mix di differenziamento possono differenziare per esempio in adipociti, come vedete nei pannelli a sinistra, o in osso, ed essere identificate con opportune colorazioni. Ma non solo questo, un'importante applicazione di tali cellule è la possibilità di differenziare anche i fungicidi. Ovviamente sappiamo che alla base della medicina dello sport ovviamente ci sono anche numerose patologie, ad esempio rottura della conferenza di rigore, punto del tennista, rottura del tendinismo, rottura del pene della lite, e quindi ho voluto portare la mia esperienza di laboratorio in questa sessione appunto sulla scienza in bicicletta, proprio per identificare come la medicina rigenerativa in futuro potrebbe essere d'aiuto nel diciamo, risolvere alcuni problemi legati appunto allo sport. E infine salutarvi con quello del nostro laboratorio, noi siamo molto sportivi, come vedete, siamo tutti amanti del calcio, soprattutto in questo periodo, e ringraziare sicuramente voi per l'attenzione. Grazie, sono Mario. Nel frattempo chiedo a Federico, al professore Rappani. Ho bene Federico. Ho bene Federico. La difficoltà non è la bicicletta, il rapporto con la matematica che è
ci sta sempre così. In bicicletta ci stanno i rapporti, sì sì, stanno dietro, però i rapporti, e quelli li governano la matematica, però il rapporto con la matematica è che in genere funziona bene. Ciao, diciamo, abbiamo tifosi fuori, mentre dentro sono più piccoli, altri di più non vuole entrare. Non dire, c'è un amico ciclista, c'è un amico invece è venuto, il ciclista è venuto a rappresentare proprio bene come ha fatto i vestiti e il ciclismo, di cui abbiamo fatto la tour, insomma, che c'è una cosa che vi faccio vedere dopo. Andiamo, nella prossima slide dice, mi piace vincere facile, diciamo, per raccogliere un pochettino il fatto che adesso io parlare di bicicletta, uso un ciclista famoso, diciamo, che è riuscito a fare molte cose nella vita e che gli piaceva prenderci in giro dicendo la verità, e cioè che la vita è come andare in bicicletta, e già perché la bicicletta va? La bicicletta va perché si mantiene in equilibrio, qui già ci sta facendo un sacco di fisica in realtà, già quello di matematica dentro questa banalità. Per andare in equilibrio, per stare fermo, devi muoverti, perché l'equilibrio ti dà che vuol dire stare in equilibrio? Stare fermo, no, che non si può, non c'è niente, non cado. E invece non cado, io però delle volte, normalmente ogni 5, ogni 4, 5 anni, ma comunque ce la facciamo tutti quanti e torniamo in questo bambino, bella bicicletta per tornare ai bambini. Anche dalla faccia di Alberto qui, che è un Alberto, diciamo, quest'altro divulgatore anche abbastanza famoso, che vedete qui nella foto, anche lui sta abbastanza divertente andando in bici, che c'è il bello della bici che non c'è dentro, la matematica che è divertente, che la matematica non c'è invece la bicicletta divertente. Però un paio di critiche a questo Alberto, diciamo, noi possiamo fare, sta sbagliando tutto, sta facendo una curva come non bisogna fare in bicicletta, cioè sta usando lo sterzo, in bicicletta non bisogna usare lo sterzo per girare, e perché bisogna inclinare, bisogna trovare l'equilibrio, si sta contraddicendo, cioè in qualche modo. Sopra è una curva fatta bene, cioè dove c'è un sacco di matematica all'interno, di come si fa a fare la curva in bicicletta, guardate la testa di Einstein, è dal lato sbagliato della bicicletta, dovrebbe tenerla all'interno della curva per stare, per fare la curva. C'è un sacco di cose di cui però non vi parlo, giusto per dire che un collega fisico quando vede queste cose si inchina, però dice sta bene tutto e prova a spiegare la cosa. Io ve lo vorrei far fare per far vedere che anche la bici è difficile, però spiego un sacco di cose. È facile capire come funziona la bicicletta? No, la bicicletta è un giocattolo per bambini, impariamo a 3 anni, ma è difficilissima sia per i matematici che per i fisici. Veramente per noi, se dobbiamo scrivere le equazioni, studiare la geometria di queste cose, è difficile, prevedibile. La domanda a un cliente è data la bicicletta, questo fa capire che la bicicletta è un po' difficile. Che mi è data la bicicletta? All'inizio, sapete che c'era un film, questo è il secolo, però 20 anni fa, 30 anni fa, c'era un film che avesse scoperto Leonardo e che ci fosse, vedete, uno dei disegni di Leonardo fosse stato trovato. Era un film, naturalmente. Però questo film è giustificato, lo capite, se vedete il film di Bene Tracy, perché Leonardo, oltre a aver inventato il treno, 33, cioè lealmente, ha inventato anche la bicicletta, almeno qualche diciamo, studioso contemporaneo ha fatto girare questa palla che è stata inventata per diversi anni ancora, gira ed è molto divertente questo palla. Naturalmente il 33 lo doveva fare con Dreyfus. Dreyfus che è quello che ha inventato veramente la bicicletta, che era tedesco, hanno inventato la bicicletta, ma anche sì, secondo me in Cina già c'era, però hanno inventato la bicicletta, l'hanno inventata nel 1817, sono 150 anni che esiste. Perché la chiamiamo? Qual è la differenza tra la bicicletta e il carro? Che la bicicletta ci aveva scherzo, questo diciamo, quello che poi si spinge con i piedi là, come il monopattino, insomma, è andato il monopattino in verità. Però il monopattino è una bicicletta, bella domanda, io qui non ne parlo, però è una cosa che mi interessa di bambini, per i ragazzi che in genere che non si divertono con la bicicletta, si divertono con il monopattino, se il monopattino è una bicicletta oppure no. La prima domanda che mi sono fatta è che velocità si andava con la Traesina? Allora, il record del Luca con la Traesina, sarebbe questa bicicletta qua, Traesina, Venture, no? Diciamo, e sarebbe 13 all'ora, che non è tanto male, con i colleghi che parlavano prima, con i consumi di energia, il 13 all'ora non è tanto male, poi è pure, fai 12 chilometri in un'ora, c'è una bella fatica, si consuma parecchie calorie, io non sono capace di fare una 13 chilometri, poi non lo so. Poi dopo ha inventato il velocipede che ci assomiglia
rischiano di più perché ci hanno messo i pedali e ci hanno messo i copertoni. Il copertone è un fatto di tecnologia dei materiali, i pedali è un fatto invece fisiologico, diciamo, interessante. La foto qui non è tanto fedele perché in verità i raggi sono arrivati un po' dopo. L'invenzione dei raggi è la grandezza della ruota portante del biciclo. Diciamo, la ruota portante è il biciclo. Subito vi faccio questa domanda, ragazzi, faccio questa domanda. Questo biciclo è un fake o funziona? Non è mai funzionato, no? O forse ogni tanto andavo in giro sul biciclo. Questo con la ruota alta, alta, no? Questa ruota alta così. È troppo lunga, è troppo corta, perché l'hanno fatta di quella grandezza? Che senso? Cioè, e qui subito entrare in un problema matematico, perché veniamo dopo ad altri disegni. Il bicicletta, quando fa quello che si chiama sviluppo metrico, con una pedalata che corrisponde a due passi con nessun umano, come ci ha fatto il padre Eterno, come ci ha fatto Trice, diciamo, con due passi, quanto è? Sì, sulla bicicletta, la misura sulla mountain bike che usate normalmente, con rapporto lungo sono 6 metri. Quindi per fare questo coso qui ci vuole una circonferenza di 6 metri. Allora, quanto è lunga la circonferenza? Qui c'è un raggio, il raggio quanto è qua? Poi è facile capire qual è il raggio, adesso viene spuntato, ma se ci riflettete, il raggio è la gamba. In questa posizione, se vi siete lì sopra, l'idea è che il raggio è la bici e la gamba. La gamba quant'è? Come un metro. Moltiplicato come? 2π greco. Raggio, circonferenza del 2π greco, diciamo quindi 6 metri 30, qualcosa del genere, che è esattamente la pedalata che proviamo. L'invenzione funziona. E funziona ancora meglio, perché sono un poco più piccolino, è un poco meno muscoloso e te ora porto un poco più fuori. E qua tutto, diciamo, quindi questo è il biciclo, è fisiologico, è veramente un prolungamento, il vero prolungamento del corpo umano. Io quando sono in bicicletta, tutti, quando siamo in bicicletta, sentiamo a un certo punto la bicicletta, il telaio della bici, come fare parte del nostro corpo, se voce va molto, si affeziona. E questo qui, se usassimo il biciclo, sarebbe proprio il nostro corpo. Ma la bicicletta diventa bicicletta, come noi la pensiamo, arrivo di sotto. Arrivo di sotto, che è successo? Sostanzialmente si cambia secolo, arriva la trasmissione a catena, che è quella che cambia tutto. Cioè, poi riflettiamo un attimo. In mezzo ci ho messo un punto e adesso alla fine vedete la bicicletta dei nostri tempi. Naturalmente che esiste da una cinquantina d'anni vista così. Quella del 1885, come vedete, c'ha anche di nuovo contro le ragni pneumatici. Per esempio, faccio un grande interessante. I colleghi di ingegneria mi spiegheranno subito. Sono decisivi per guidare bene. Da un punto di vista, ma già sono due punti, va bene, allora mi fermo qui, mi fermo qui, mi tendo un sacco per dirvi che cosa che manca qui al centro. Mancano due invenzioni. Una invenzione è fondamentale, qui questa la saltiamo, è il cambio. Quando è stato inventato il cambio, poi ci sono tutte le cose che non vi racconto sul cambio, e qui andiamo subito alla matematica, alla trasmissione, ai rapporti. I rapporti, questi. Quindi sono tutti i segnali che servono per far inventare come si fa nei calcoli in matematica e capire quanto si sviluppa con una pedalata e altre cose del genere. La ruota davanti, come la chiama qualcuno? La moltiplica. La ruota è dietro, come la chiama qualcuno? Il rapporto. Ci sta un motivo? Sì, per ricordarsi la formula, perché si deve moltiplicare per il numero di raggi di quello davanti, il numero dei denti davanti e si deve dividere per il numero dei denti di quello dietro. Quindi ci resti ignoranti. Ah, invece ci sono queste due parole che spiegano molto bene, la moltiplica e il rapporto, da quella la cremagliera e la colonna e il pignone, il termine elettrico, diciamo che è meglio che vada così. Vi lascio dire che faccio notare la differenza tra la trasmissione a catena e la trasmissione con i denti, quella dell'orologio, quella dei due figure sul primo rito, che perché quella a catena è diversa da quell'altra? Perché rispetta il senso di rotazione, mentre quell'altra cambia il senso di rotazione, tutti i piccoli fatti che stanno dentro una bicicletta quando si costruisce una bicicletta. E poi c'è un esercizio bellissimo, se ne metti in basso alla destra, però se ne mettiamo tre che succede? E là facciamo un po' di matematica sul rapporto, sulle frazioni, le percentuali, la probabilità posizionata, non lo vedete, ma c'è tutto un mondo di cose belle. Però io vedo un'altra cosa invece, che dove questo, diciamo, in mezzo qui,
disegnino c'è un voto qui dentro. Il voto qui dentro permette l'invenzione del cambio, ma c'è anche un'altra invenzione che è stata fondamentale e che è per la vivibilità delle città ed è la bicicletta pieghevole. L'hai portata? Anche si vede. Guardate, la bicicletta pieghevole è una delle altre tante invenzioni della tecnologia. È facile fare una bicicletta pieghevole, manco per niente. Dice uno dei pezzi, no, se non viene al posto funziona, se non piove, non è una bicicletta pieghevole, perché non riesco a parlare di queste cose, ma c'è un sacco di cose divertenti che possiamo fare quando studiamo le biciclette. Dovete fare tutti, bisogna fare tutti questi conti per vedere come deve essere fatto il travaglio, perché il travaglio è fatto in questa forma qua, perché il travaglio è un bicicletto, un parallelogramma generalmente, perché c'è una diagonale, c'è tutta una serie di affari di matematica e di ingegneria che in genere vanno che funzionano bene, di strutture. Diciamo l'ultima è andata avanti con questa, dicendomi che in realtà la bicicletta, come si vede, è vero che non è inventato Leonardo, lo dimostrano queste slide, dalle quali si capisce che per misurare l'uomo, i suoi studi sull'uomo cosiddetto vitruviano servivano per fare la bicicletta su misura personalizzata, perché ogni ciclista vuole la bicicletta tagliata sulle proprie misure. Il restante però è questo, che invece conviene prendere i soldi e comprarsi una bicicletta di buona qualità con un taglio particolarmente buono, invece che su misura un taglio di cambio che funziona sempre, ma questo tocca a te raccontarlo. Mi fermo qui, grazie, mi sono divertito. Maria Romana e il professor Consiglione, giusto? E possono cominciare la loro presentazione. Io segnali dello sport. Sì. Poi Antonio Valeri Bock mi dice che effettivamente c'è un break, giusto dopo? Ho allestito. Il Bock mi dice che c'è anche il coffee break. Momento di sto. Siete d'accordo che il Bock mi dice che effettivamente c'è il coffee break? Quindi è. Vi invito non a soffermarvi dopo perché purtroppo sembra che autoconcettivamente in super mega si ricarica, se ci stai prendendo lo facciamo ovviamente. Però il collo quindi il mondo ci dice dove sta posizionato. Va bene. Prego, sei pronti, benissimo. Prego. Sì. Funziona questo punto. Passare, benissimo, grazie. Allora, come ciao. Collega, noi ci occupiamo di bioingegneria, come probabilmente molti di voi sanno, la bioingegneria è una scienza nata ormai diversi decenni, che prende sempre più piede, che tende ad applicare le metodologie classiche dell'ingegneria, come fisica, meccanica, eccetera, a problematiche relative agli esseri viventi, in particolare all'essere umano se parliamo di biomedica. Fra queste competenze quindi c'è anche la bioingegneria applicata allo sport e alla riabilitazione. Parliamo di sport in generale nel nostro caso perché non abbiamo studi specifici purtroppo sui ciclisti e quindi facciamo un discorso più generale. Cominciamo col dire che nella sua evoluzione l'uomo, come vediamo da questa immagine, è passato gradualmente da una posizione sostanzialmente curva come quella che ad una posizione eretta, la quale gli consente di svolgere molti più compiti. Per mantenere questa posizione eretta in maniera corretta, però, è necessario che articolazioni, muscoli, ossa, insomma tutto il sistema muscolo-scheletrico mantenga dei rapporti particolari e precisi che invece vengono più sempre più spesso a mancare nella vita quotidiana, sia lavorativa sia in molti sport. Molti di noi stiamo seduti ore e ore, questo ci porta ad inarcare la schiena. Alcuni sport, se non eseguiti correttamente, riportato il ciclista perché è un tema, ma anche nel tennis si assumono posture sbagliate, eccetera. E quindi si sono evolute delle scienze che tendono a a vedere cosa si può fare per prevenire o correggere danni che possono derivare da posture scorrette. Fra queste c'è l'ergonomia. L'ergonomia è in realtà
detto in maniera sintetica il rapporto uomo-macchina, ma in realtà si parla di ergonomia fisica, ergonomia cognitiva ed ergonomia organizzativa, perché, come si vede in questa slide, deve tenere conto di diversi aspetti in cui l'uomo, essenzialmente lavoratore, è inserito, incluso l'aspetto psicologico. Chiaramente noi come bioingegneri ci occupiamo più specificamente dell'ergonomia fisica, che è quella preposta ad osservare i compiti che una persona deve svolgere, soprattutto ripetutamente, come in certi tipi di lavori manuali o appunto in certi tipi di sport, vedere quindi quali sono gli aspetti fisiologici coinvolti e qual è il tipo di movimento che viene ripetuto e quali sono i disturbi che si possono generare. A fianco a questa, l'ergonomia, di pari passo, si sono sviluppate le cosiddette scienze motorie, che nascono proprio nello sport. Nel loro complesso, le scienze motorie sono quelle discipline che si occupano di tutte le attività fisiche, quindi appunto principalmente di quelle sportive, in maniera trasversale. Quindi anche qua teniamo conto sia della fisiologia dell'uomo, della sua anatomia, della psicologia e in modo particolare della biomeccanica. La biomeccanica, come ci dice proprio la Treccani, quindi è una definizione precisa oltre che stare nella preparatoria del settore, è una branca della bioingegneria specifica che si occupa proprio di applicare le leggi della fisica allo studio del movimento e dell'equilibrio umano. Questi due aspetti sono molto importanti perché, come abbiamo detto, con le nuove mansioni che siamo portate ad eseguire oggigiorno, spesso si hanno delle disfunzioni. La biomeccanica quindi trova naturale applicazione nello sport, nella medicina, per quanto riguarda soprattutto i campi abilitativi, e anche nell'industria. Per fare un discorso insomma, che colleghi un po' meglio le attività di ricerca della bioingegneria al tema di oggi, perché non ci sembra per caso di isolare completamente, abbiamo fatto un po' di analisi per vedere quali sono i dolori tipici del ciclista. Vediamo brevemente i dolori. Il primo è ovviamente il dolore alla schiena, quando chiaramente il ciclista non mantiene una postura corretta. L'intorpidimento delle dita, anche questo, anche se non sembrerebbe, dipende da una postura errata. La sindrome del muscolo laterale del ginocchio, il dolore patellofemorale che deriva dalla frizione tra osso e patella, quindi dal consumo della cartilagine, il dolore all'anca, vabbè, chiaramente traumi. Molti di questi dolori in realtà sono in comune anche con i corridori, è lo sport più vicino al ciclismo, ma sono comuni anche a tante persone. Per esempio i problemi alle ginocchia possono derivare anche dalla salita e scendere le scale, soprattutto scendere troppo spesso. Da queste poche cose che abbiamo visto, quali sono le parole chiave? In maniera diretta, muscoli e postura sono una cosa fondamentale nel lavoro e nello sport. In maniera indiretta, sensori e biosegnali. In maniera diretta perché non ne ho citato, ma sono quelli che ci servono per fare uno studio completo di muscoli e postura. Alcuni campi di ricerca quindi della bioingegneria sono la biosignal analysis, che è l'analisi dei segnali generati dal corpo umano, la gate analysis e proprio l'ergonomia o la riabilitazione. Per acquisire dei biosegnali occorrono dei sensori, qui andremo molto velocemente perché il programma è certa che se ne sarebbe parlato a lungo, poi riguarda anche l'elettronica e altre cose, e oggigiorno si è sviluppata sempre di più il mercato, la scienza dei sensori indossabili, perché questo consente anche il monitoraggio da remoto. Qual è il vantaggio di avere dei sensori indossabili? Il vantaggio di avere dei sensori indossabili che possano monitorare con una certa affidabilità parametri tali quali il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno, ma anche dei movimenti, come vedremo, è il fatto che ogni persona
avrà una sua banca dati personale, potrà essere quindi seguita in continuo in caso di necessità, e questo rientra pienamente in un'ottica di salute, fitness, benessere, un po' si torna all'antica Grecia, quello che dicevamo all'inizio, la salute dell'uomo non è più vista come mancanza di patologia, ma benessere in senso generale. Quindi l'uomo è al centro di un sistema connesso che consente di monitorare tutti gli aspetti che riguardano il suo benessere. Ovviamente il sensore indossabile per eccellenza più diffuso, ce ne sono anche i molto economici, è lo smartwatch, che è molto usato proprio dagli sportivi perché consente la registrazione di alcuni dei biosegnali più importanti, oltre che, vabbè, alcuni ci danno anche il consumo di calorie, eccetera, eccetera. Ma vediamo quali sono alcuni di questi biosegnali di nostro interesse, per questo passo momentaneamente la parola al collega professor Consiglione. Allora, come collegando un po' quello che diceva la prof riguardo l'importanza dei biosegnali, l'importanza di questo concetto di salute intesa come One Health, cioè l'individuo deve essere in salute ma deve essere in un ambiente che è in salute, quindi salute della persona, salute dell'ambiente, salute di tutto ciò che ci circonda, è importante sapere che significa salute e come noi la possiamo monitorare e quantificare. E in questo senso il biosegnale, tutto ciò che esprime il nostro sistema fisiologico, possiamo registrare e utilizzare per conoscere meglio noi stessi e le nostre interazioni con il mondo che ci circonda, comprende una diversità, una molteplicità di tipologie di segnali che sono di interesse di studio in moltissime discipline, tra queste in particolare l'ingegneria. Quindi abbiamo i segnali meccanici per il movimento, segnali elettrici, pensate ad esempio al battito cardiaco, quindi nello sport, il battito cardiaco che si alza, che è più elevato o meno elevato a seconda delle tratte che percorre ad esempio un ciclista, segnali che possono essere rilevati in maniera ottica, ad esempio l'ossigenazione del sangue, la sudorazione della pelle, che è un'espressione del sudore, dello stress, dello sforzo, e ancora così via, segnali chimici, termici, magnetici e acustici. In particolare per il controllo dei movimenti, il sistema neuromuscolare è quello che è di maggiore interesse, perché lo stimolo a muoverci, a sollevare carichi, a fare sport, ad andare in bicicletta deriva da una connessione complessa tra segnali neurologici e attivazione muscolare. Il sistema neuromuscolare lo possiamo studiare attraverso un biosegnale principe che è l'attività mioelettrica, l'EMG, l'elettromiografia, ci permette di studiare questa attivazione del sistema muscolare che ha origine da impulsi che vengono dal sistema nervoso, quindi dalle cellule nervose, direttamente dal nostro cervello al midollo spinale, all'unità motore che attiva la contrazione muscolare. L'elettromiografia può essere utilizzata ad esempio anche per controllare il dispositivo esterno, e prendiamo molto brevemente ispirazione dallo studio di un neuroscienziato dell'Università del Michigan, Greg Gage, che ci fa vedere come questa connessione tra il cervello e il muscolo sia importante per il controllo delle nostre azioni. Proseguo un po' più velocemente col video in modo che possiamo si continua a vedere lo schermo, giusto? Sì, certo. Ok. Velocizzo un po' il video per evitare di prendere troppo tempo. Andiamo direttamente al caso applicativo che lui dimostra come controllare il braccio attraverso il cervello, ma il braccio di un individuo attraverso il cervello di un altro individuo. E quindi posizionando gli elettrodi sull'avambraccio di un volontario, quello che ci dimostra il neuroscienziato è intanto come noi possiamo fare a leggere questa attivazione muscolare e visualizzarla sullo schermo, e quindi vedere effettivamente come all'atto della contrazione si ascolta e si legge il rumore del delle unità motorie che hanno generato la contrazione. Ma cosa ancora più interessante è il passaggio che lui fa poco più avanti, coinvolgendo un altro volontario, posizionando degli elettrodi anche sul suo avambraccio e chiedendo al secondo volontario di mantenere il braccio rilassato.
meccanico, gli elettrodi dall'avambraccio della prima orientale all'avambraccio del secondo. In quanto i radicali liberi sono delle specie molto reattive, in quanto possiedono un unico elettrodo
strato di valenza più esterno, che può essere ceduto o ad altre molecole, oppure può essere fonte di attrazione verso altri elettroni per raggiungere un obiettivo. Quindi sono specie molto reattive che possono reagire con proteine, lipidi e con gli stessi acidi nucleici. Le possibili cause dello stress ossidativo possono essere l'infiammazione, lo stesso metabolismo intracellulare che è fonte di OS, il fumo, il tabacco, una serie di contaminanti e radiazioni ultraviolette. Ovviamente il tipo di difesa che viene attuata a livello intracellulare dipende dalle dosi di OS accumulati. Se le varie dosi sono basse, la cellula può compensare con le proprie difese antiossidanti, quindi decidere di continuare a proliferare e a dare dosi. Al caso opposto invece ci troviamo quando le dosi sono decisamente più alte rispetto alle difese antiossidanti, per cui la cellula può andare incontro a morte cellulare per apoptosi o necrosi. Mentre il maggior numero di risposte in cui si colloca anche la nostra linea di ricerca appunto, si basa su un accumulo intermedio di DOS, che è appunto lo stato di sbilancio rispetto alle difese antiossidanti. In queste circostanze la cellula va in un blocco del proprio ciclo cellulare, quindi entra in fase di senescenza in cui ha una serie di risposte volte al ripristino del corretto bilancio, e una di queste risposte è proprio la produzione di granuli da stress. I granuli da stress sono degli aggregati di RNA e proteine privi di membrana che la cellula utilizza come una fonte di risparmio energetico, ovvero va a bloccare in questi complessi tutti i complessi in fase di inizio della sintesi proteica, quindi bloccando la sintesi costitutiva di proteine utili alla sopravvivenza, alla vitalità cellulare, va a investire l'energia risparmiata nell'espressione di gene, quindi nella produzione di molecole utili alla risposta allo stress e al ripristino del benessere cellulare, pertanto rappresentano una fondamentale difesa antiossidante. Come potete osservare da questa analisi di fluorescenza, un noto marcatore della sintesi proteica che in condizioni fisiologiche di crescita si trova diffuso in tutto il citoplasma, quando le cellule sono sottoposte a stress di tipo ossidativo o di tipo termico, localizzano questi aggregati che rappresentano quindi un blocco traduzionale. Questo è un altro esempio di un altro stress che induce lo stesso tipo di risposta. Quindi lo stress ossidativo è causato da un eccesso di radicali liberi a livello intracellulare, a lungo andare può portare a danni anche gravi alla salute, soprattutto quando va a danneggiare gli acidi nucleici. Per prevenire e contrastarlo è però sufficiente seguire uno stile di vita sano e una serie di bevande che sono alla base del benessere dell'essere umano. Innanzitutto è fondamentale seguire una dieta varia, ricca di frutta e verdure, quando questi alimenti forniscono specie antiossidanti che la cellula può utilizzare per contrastare l'accumulo di ossa, tenere sempre sotto controllo la glicemia, in quanto ingerire troppi zuccheri va a iperattivare il catabolismo del glucosio e di conseguenza l'accumulo di ossa a livello intracellulare associato alla respirazione mitocondriale, evitare l'assunzione di sostanze nocive come droghe, sostanze chimiche, ma anche lo stesso fumo di sigarette o alcolici, perché questi vanno a inibire le difese antiossidanti in quanto la cellula investe le proprie energie dell'ossidazione da altre sostanze. È sempre importante utilizzare la crema solare quando ci si espone al sole, ma anche le giuste protezioni in caso di esami diagnostici come radiografie e TAC. Infine è importante mantenersi in forma praticando una regolare attività sportiva, perché anche se è vero, come detto all'inizio, che l'attività sportiva eccessiva o comunque di base comporta un aumento di OS, è pur vero che migliora la difesa antiossidante, quindi complessivamente ci aiuta comunque a mantenere il corretto bilancio a livello intracellulare. Grazie per l'attenzione. Grazie, bellissima. Perfetto. Adesso Fabiano Cimino, siamo nel dipartimento di biologia, mitocondri per l'area di energia. Grazie. Di biologia dell'università, secondo lavoro della professoressa Maria, ci occupiamo di
quantitativo e quindi diciamo la diversità sociale mi ha visto il mio punto basso perché mi collegherò molto facilmente per poi arrivare alle conclusioni. Innanzitutto cosa si intende per stare con l'alimentazione? Questa frase un po' datata di Ippocrate fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia rende perfettamente l'idea. Uno dei principi fondamentali per la corretta alimentazione prevede soprattutto diciamo, l'aggiornamento dei macronutrienti per ogni pasto, che potrebbe essere 55-65% di carboidrati, i vini, i grassi del 5-10% e 10-20% di proteine. Inoltre, diciamo, queste chilocalorie necessarie per il sogno del tetto giornaliero di un individuo dovrebbero essere suddivise secondo queste percentuali, quindi 25-30% a colazione, 31% a pranzo, 10% a studio, 30% a cena. In realtà di recente è emerso che queste percentuali non sono valide per tutti gli individui, infatti gli specialisti del sonno classificano le persone in tre categorie. La notte sono quelle persone che si svegliano presto al mattino e vanno a dormire presto, vanno in meglio di sé nella tarda mattinata, per subire un cambio di energia all'interno pomeriggio, e questa categoria è rappresentata da una persona su 10. Poi abbiamo i buffi, che sono quelle persone che vanno a dormire molto tardi e hanno difficoltà a svegliarsi presto al mattino e ad essere produttivi fin da subito. Hanno un piccolo tra pomeriggio e sera, e due persone su 10 rappresentano questa categoria. Poi abbiamo i colibri, che sono anni e mezzo tra i due, quindi diciamo queste percentuali che delle ottime si trovano per parte dei colibri, mentre per le allodole dovrebbero concentrare la maggior parte delle calorie tra colazione e pranzo, e i buffi dovrebbero concentrare tra pranzo e cena. Ma lo studio di Casano va oltre il semplice aspetto alimentare, prendendo in considerazione la dieta mediterranea, che rappresenta diciamo, il gold standard per una corretta alimentazione, vediamo che alla base non ci sono alimenti, quindi è data molta importanza appunto all'attività fisica, alla familiarità, alla condivisione del momento del pasto con altre persone. Gli alimenti di base sono quelli che si consiglia di consumare molto frequentemente durante ogni pasto, e poi salendo sulla per la finale, vediamo che ci sono alimenti che andrebbero consumati man mano sempre con meno frequenza. E alcuni consigli completano questa piramide alimentare. Ma i cibi, perché è importante assumere i cibi? Perché contengono un insieme di sostanze chimiche definite principi alimentari, che attraverso processi della digestione vengono scissi in metà più semplice, ovvero macronutrienti e micronutrienti, quindi cibi, lipidi e proteine, che sono importanti in questo contesto soprattutto per il loro valore energetico, che vediamo qui a destra, ma anche vitamine e sali minerali, che non apportano un introito energetico, ma sono fondamentali perché consentono l'utilizzazione di macronutrienti, quindi consentono di estrarre l'energia contenuta nei macronutrienti. Ma facciamo solo un piccolo approfondimento sui cibi. Ci interessa solo la quantità? Ovviamente no, anche la qualità è importante. Infatti i cibi non sono tutti uguali, ci sono cibi semplici che li arrivano da assorbimento, che causano un rapido incremento della glicemia e dell'insulina del sangue, con varie conseguenze della salute, e poi ci sono i cibi complessi, quindi lento assorbimento. E i cibi semplici non devono superare il 10% delle chilocalorie totali giornaliere, come possiamo vedere queste tipiche di cui alcune visto anche qui al coffee break, sono ricche di cibi semplici e dovrebbero essere evitati. Qui iniziamo ad andare nel bottino diciamo, dell'argomento. Come possiamo vedere in questa slide, la maggior parte dell'energia sotto forma di ATP, come vedete, questa è l'energia prodotta all'esterno della respirazione aerobica, questa è la seconda energia prodotta all'interno del mitocondrio, è nettamente maggiore rispetto a quella prodotta all'esterno. Infatti, i mitocondri sono strutture cellulari che producono energia utilizzando ossigeno e nutrimento al cibo, e il processo che porta alla produzione di ATP viene chiamato fosforilazione ossidativa. Ed è un processo esclusivo dei mitocondri, vedete solo i mitocondri possono farlo. Pensate che circa il 90% dell'energia necessaria all'intero organismo è prodotta dai mitocondri, che inoltre sono molto dinamici, non sono degli ebrei, le sturine, la terra femmine, fanno quello che vogliono fare, si adattano alle richieste energetiche della cellula, si scindono, possono fondersi, possono formare una rete, tutto questo
massimizzare appunto la produzione di energia. E inoltre ottenere il ruolo centrale della regolazione dello stato reattivo cellulare. Perché questo? Perché i robot fanno un lavoro pericoloso, ovvero maneggiano l'ossigeno, che è una sostanza molto reattiva, e gli elettroni, che sono sostanze che sono molecole particelle cariche di energia. E non mi dilungo sui radicali liberi, perché è stato già detto precedentemente, ma quando è che aumenta la richiesta di energia? Quindi quando è che aumenta l'attività nucleare? Quindi di conseguenza questo transito di elettroni e ossigeno che dovrebbe essere tra di loro. Le richieste di energia aumentano ad esempio durante l'attività fisica, e in particolare l'attività nucleare aumenta nelle attività di tipo aerobico, quindi negli sport di energia, come appunto il ciclismo. Questo perché in questi sport c'è un maggior coinvolgimento delle fibre muscolari rosse, che sono le fibre muscolari con un maggior numero di micromonti, e infatti vedete anche l'inflammazione sanguigna è maggiore rispetto alla controparte delle fibre bianche. Questo perché ovviamente c'è bisogno di ossigeno, questo ossigeno deve essere trasportato da un muscolo, viene trasportato attraverso il flusso sanguigno, e queste fibre ferite sono gli acidi grassi. Vedete, qui c'è una sezione di muscolo di un ciclista e di un velocista, è netta la differenza tra fibre rosse e fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle che ci danno lo sprint, hanno un metabolismo di tipo glicolitico, quindi si utilizza il glucosio che ci fornisce immediatamente energia, ma per un breve periodo di tempo, infatti i 100 metri si vanno in pochi secondi, mentre le fibre rosse hanno un metabolismo più lento, perché per ossidare gli acidi grassi ci vuole più tempo, ma ci forniscono energia per un tempo maggiore. In questo caso è una cosa molto interessante, l'aumento di raccolti percentuale è in basso tra sterilizzi, vedete, un tempo in mesi, appena iniziamo a allenarci, la prima cosa che aumenta sono proprio i micromondri, ovviamente si arriva a la torna. Se vedete in questo punto dove c'è un disallenamento, come potrebbe accadere ad esempio per un infortunio, la prima cosa che crolla sono proprio i micromondri. E ovviamente questo si ripercuote anche a livello del volume del muscolo. E qui vediamo un'immagine ottenuta tramite l'ergometria, una tecnica che ci consente di misurare proprio sia lo spessore del muscolo, ma anche l'infiltrazione di grasso, lo spessore di grasso superficiale. E se volete trovarci domani a piazza di Servicino al nostro stand, avremo a disposizione anche questo strumento, quindi potrete provare con la stand di tutti. Sì, con quel stand di tutti. Sì, davvero. E a sua disposizione potrete valutare questo aspetto anche su voi. Qui non avevo un'immagine di un ciclista, ma ho preso questa che di un paziente, un calciatore, si tratta sempre del quadricipite femorale. Vedete, qui è in piena fase di allenamento, che vedo spesso che il muscolo è maggiore e anche l'identità di grasso del muscolo e superficiale è minore. Poi si è infortunato e questa è la situazione. Vedete come lo spessore del muscolo è ridotto e c'è anche una maggiore infiltrazione di grasso. Attenzione però, perché cosa bisogna fare attenzione? Mentre il glucosio disponibile scarseggia, il mitocondrio perde la capacità di utilizzare gli acidi grassi come substrati energetici. Infatti si dice che gli acidi grassi bruciano la gamma dei carboidrati. Questo perché se guardiamo queste immagini a testa, che vengono compilate a testa, cioè da grassi, la priorità delle proteine, servono a formare il ricco enzima A, che entra nel ciclo di Krebs, ma c'entra solo se c'è ossa lacerata. Ossa lacerata, c'è un enzima A, forma citrato, se è nel ciclo di Krebs. Vedete l'ossa lacerata da cosa deriva? Dal primo atto, che può derivare dai carboidrati o dalle proteine. Questo lo dico perché spesso i carboidrati vengono visti come un nemico da evitare, la cosa più brutta del mondo. In realtà che succede? Che se noi non abbiamo le giuste riserve di carboidrati quando ci stiamo allenando, ovviamente il metabolismo non è che si può interrompere, ma per bruciare i grassi lo salicilato deriverà dalle proteine, dagli aminoacidi di gruppo e pieni. Quindi stiamo andando a bruciare i grassi per fare la nostra attività fisica, andando a distruggere quello che in realtà potremmo migliorare, ovvero il nostro muscolo. Quindi è importante, diciamo, avere sempre le giuste scorte di glucosio. Infatti concludo con alcuni accorgimenti che possiamo adottare per massimizzare la performance del ciclismo. E una cosa importantissima è il recupero non solo del ciclismo, ma di tutti gli sport e delle tipologie di attività fisica. Cosa bisogna recuperare? Bisogna integrare sicuramente gli essere minerali, soprattutto se l'attività si è fatta in un ambiente chiuso, un po' comunque d'estate, quando fa molto caldo, per la
tassi, poi bisogna chiedere la tranquillità, quindi per stabilire l'esempio di glucogeno per evitare quella situazione che abbiamo appena visto, proteine per un prezzo proteico, quindi per fornire le proteine alla muscola necessaria al muscolo per ricostruirsi dopo l'attività fisica, e qualcosa fondamentale è il riposo per consentire appunto agli agenti antiossidanti di eliminare i radicali liberi prodotti dall'attività fisica. Servono integratori, rappresentano meno efficaci perché sono molto tecnici, diciamo, formulati a questo scopo, ma si può recuperare anche con l'alimentazione. La reidratazione resta fondamentale, ovviamente giorno, ma poi probabilmente si possono integrare carboidrati, ad esempio mangiando riso o patate, e sempre in giorno integrare proteine che vengono digeribili, come quelle contenute nelle uova, come quelle che sono in uova, soprattutto perché hanno parte delle proteine che sono qui. Alcuni errori da evitare, cibi e durante, come il caffeina, la caffeina e la prima, che aumentano la diurisi, quindi fanno sottolare il processo di reidratazione, e evitare di mangiare troppo velocemente, perché questo è la liberale di palazzo plastico, facendo una reazione di ritardo all'intestino e la rimane un indirizzo di ritardo. Concludo con questa frase, ho iniziato con Ippocrate, finisco con un'altra frase di Ippocrate: se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avrebbe trovato la strada della salute, né in difetto né in eccesso, perché come diceva il collega Rosato, l'attività fisica è, diciamo, ovviamente fa bene, abbiamo bisogno di dell'attività fisica, ma in eccesso abbiamo visto come stiamo bene con la funzione di una vita, che è una cosa che non ci fa piacere. Grazie per l'attenzione. Grazie. Maria Finale. La presentazione è alimentazione di questa. Buongiorno a tutti, riprendo un po' le cose che sono state dette da loro in precedenza, quindi mi hanno un po' anticipato le cose che avevo dovuto dire. In effetti, però, la prima cosa fondamentale che volevo mettere un attimino in risalto è fare un po' di differenza tra quello che intendiamo tra attività fisica ed esercizio fisico, perché poi molto spesso le utilizziamo in modo indifferente senza capire che tra i due invece c'è un'importante differenza. Quando parliamo di attività fisica, fondamentalmente intendiamo qualsiasi movimento volontario che noi facciamo induce comunque una sorta di dispendio energetico. L'esercizio fisico è invece quello che leghiamo, ad esempio, ad esercizi fisici di tipo la bicicletta, da dove oggi di questo stiamo parlando, di ciclismo, quindi un'attività fisica un po' più chiara, un esercizio fisico più pianificato, ripetitivo, che ci consente di migliorare sia la nostra fisica fitness sia la nostra composizione corporea. In effetti però ricordiamo anche che quando parliamo di esercizio fisico, gli esercizi fisici sono diversi tra di loro, perché c'è quello di tipo ricreativo che facciamo a scopo amatoriale, che assolutamente non deve farci pensare che dobbiamo cambiare la nostra alimentazione perché stiamo svolgendo un po' di movimento fisico, mentre c'è quello di tipo agonistico che ovviamente prevede che noi facciamo dei cambi importanti nell'alimentazione, in particolare in relazione a gare o stagioni sportive. Cosa ci dobbiamo ricordare sempre? In effetti quello che ci dobbiamo ricordare non so se spesso, arriva a te. Quello che ci dobbiamo ricordare sempre è che quando noi iniziamo a fare un esercizio fisico, la prima cosa che succede al nostro organismo semplicemente con dei movimenti e che il nostro organismo comincia a prendere energia derivante dalla fosfocreatina, energia cosiddetta ATP, quindi avete sentito parlare già dai relatori precedenti. In effetti, fin quando stiamo nei primi 2-3 minuti di attività, dobbiamo tenere in conto che questa ATP deriva essenzialmente dalla glicolisi anaerobica, quindi con tutto quello che abbiamo in circolo per derivare l'energia, ma appena cominciamo a superare i primi 2-3 minuti, comincia la fase della fosforilazione ossidativa, che è quella che ovviamente ci consente di sprecare maggiormente energia. In effetti tenete in conto, e questo è un grafico che vi aiuta a capirlo, che nel momento in cui noi facciamo un'attività fisica, sulla base della durata dell'attività fisica decidiamo quale nutrienti andiamo ad intaccare da parte del nostro organismo. Di sicuro nel momento in cui avviamo l'esercizio fisico dobbiamo tenere in conto che il nostro organismo utilizza come energia di pronto utilizzo quella derivante dai carboidrati, perché i carboidrati sono quelli che ci ritroviamo più facilmente in circolo.
via via proprio aumentiamo i minuti di attività di esercizio fisico, dobbiamo tenere in conto che a parte i carboidrati via via finiscono perché cominciamo ad intaccare le scorte dei grassi. Questo è il motivo per il quale si consiglia di fare un'attività fisica. Oggi il Ministero della Salute ci dice di camminare almeno 30 minuti al giorno per avere un miglioramento della composizione corporea e anche un dispendio energetico utile per una perdita di peso corporeo. Questo perché ovviamente se ci muoviamo per 10 minuti perché facciamo attività casalinga oppure ci spostiamo da un posto all'altro, ovviamente quei 10 minuti non hanno nessun impatto sulla nostra composizione corporea, sulla modulazione del peso, ma per poter cominciare ad avere un impatto dobbiamo aspettare che il nostro organismo cominci a bruciare le scorte di grasso che abbiamo. In effetti nel momento in cui dobbiamo definire qual è il dispendio energetico di una persona, tenete in conto che il dispendio energetico di una persona è variabile, varia a seconda di quanto ci muoviamo e di che attività svolgiamo nel corso della nostra giornata, ma in linea generale ciascuno di noi potrebbe calcolare il proprio fabbisogno energetico, ovviamente se siamo in normo peso, tenendo in conto che il nostro peso corporeo passa moltiplicato perché di qui differenti l'unica cosa è solo nel momento in cui facciamo un'attività fisica moderatamente intensa, ma finché ci muoviamo in un'attività fisica lieve abbiamo questo quoziente di 30 che è moltiplicato per il nostro peso corporeo. Se siamo con un peso nella norma ci consente di capire nell'arco della nostra giornata quanta energia dovremmo introdurre. Tenete in conto che se pensiamo al ciclismo, in effetti se ci mettiamo in bicicletta anche noi non è necessario che facciamo uno sport agonistico, se ci mettiamo in bicicletta la quantità di energia che bruciamo dipende da quanto tempo stiamo in bicicletta, ma dipende anche da quanto pesiamo noi, perché più pesiamo più facciamo sforzo per poter andare in bicicletta e di conseguenza bruciamo più energia. Di solito si bruciano 4 calorie per ogni chilo di peso corporeo, però nel momento in cui passiamo ad un'attività invece di tipo amatoriale noi dobbiamo tenere in conto che questa può addirittura raddoppiare, perché di fatto l'attività amatoriale ha anche una muscolatura migliore rispetto a chi non le fa, per cui ovviamente il dispendio energetico che ne deriva è sicuramente superiore. Tenete in conto che è fondamentale che si rispetti la quantità di energia necessaria nel momento in cui si vuole svolgere un'attività fisica, perché sapete bene il caso di danzatrici e ginnaste che molto spesso vengono portate a fare degli schemi dietetici da un punto di vista calorico molto ristretti. Ovviamente schemi dietetici su base proteica, ma da un punto di vista calorico ristretto, e sapete che la maggior parte di loro poi ha problemi ciclo mestruale, hanno incapacità di concentrarsi perché ovviamente mancano i nutrienti fondamentali che vanno ad utilizzare in modo eccessivo quando svolgono un'attività fisica. Ritorno un po' a quello che era stato detto su quale dovrebbe essere la composizione della nostra dieta. Chi fa uno sport essenzialmente amatoriale deve tenere in conto che certo non deve cambiare le proprie abitudini alimentari, ma deve utilizzare quello sport solo per modulare la propria composizione corporea, per cui le raccomandazioni non cambiano rispetto a quelle della popolazione in generale. Quindi un po' come avete sentito prima, i carboidrati comunque restano per 45-60% della quota dei nostri nutrienti giornalieri. Se consideriamo i grassi, anche quelli non possono mancare perché sono costituenti delle nostre membrane, per cui ovviamente anche in quel caso ci dobbiamo attenere a quelle che sono le raccomandazioni sul consumo di grassi che devono mantenersi del 25-35% della nostra dieta. Ovviamente punto dolente la quota proteica, perché sappiamo bene che comunque di noi arriva anche semplicemente in palestra, viene sempre consigliato di incrementare la quota proteica per migliorare il tessuto muscolare. In effetti questo va bene nel momento in cui dobbiamo potenziare il tessuto muscolare, ricordandoci però che la raccomandazione è di 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo come quota proteica. Va bene incrementarla se facciamo degli sport di resistenza importanti in cui abbiamo necessità di incrementare il tessuto muscolare, ma quota proteica non può superare i 2 grammi per chilogrammo di peso corporeo, perché tutto quello che aggiungiamo in eccesso il nostro organismo assolutamente non lo assimila, ma lo elimina solo attraverso i reni, per cui ovviamente sovraccarichiamo i reni di proteine che non servono. Quando aggiungere queste proteine? Se volete aumentare la massa muscolare,
cura fondamentale che la quota proteica venga assunta proprio prima dell'esercizio fisico. È inutile che mangio a luna e poi vado in palestra alle 4 e penso di aver preso le proteine che mi servono. Ovviamente è fondamentale che la quota proteica la prendo una mezz'oretta prima di arrivare in palestra, in modo tale da consentirne l'utilizzazione diretta da parte del mio organismo per costruire i muscoli. Per cui ovviamente questo è un po' quello che trovate scritto anche qui, a parte quota proteica, ricordatevi sempre l'integrazione di sali, minerali e vitamine che diceva il collega prima, se fate un'attività fisica intensa che vi consente di perdere molti sali, minerali e vitamine, ricordate che questo è il contenuto degli alimenti, quindi in effetti se dopo un esercizio fisico intenso mangiate frutta e verdura, certo non avete necessità di ricorrere a bevande zuccherate o ad integratori fatti ad hoc. Se l'alimentazione però è carente, ovviamente diventa necessario sopperire con le cose che vengono perse durante un esercizio fisico. Grazie a tutti. Grazie a te. Allora, se non ci sono domande, io passerei al resto all'ultima sessione di storia e società. Allora, invece il professore Massimo Ceruno, che ha un'esigenza di c'è un piccolo cambio di programma perché c'è un treno in arrivo e quindi se lui ha a disposizione ovviamente abbiamo anticipato e poi grazie. Allora io sono veloce perché cambiamo totalmente argomento, parliamo del Giro d'Italia dal punto di vista storico, sociale, sociologico, e parliamo del Giro d'Italia del secondo dopoguerra, cosa ha significato per l'Italia il Giro d'Italia del secondo dopoguerra. In particolare parliamo di Alfonso Gatto, il grande poeta campano che viene ingaggiato, pensate un po', dal Grau e da Togliatti, Gatto è militante, antifascista, resistente, viene ingaggiato dal Grau e Togliatti per seguire il Giro d'Italia e scrivere per l'unità. Quindi siamo nelle due edizioni del secondo dopoguerra. Guardate, quelli erano gli anni in cui si procedeva a una idea, una pratica di acculturazione sociale. Quindi insieme a Gatto scrivevano persone del calibro di Vasco Pratolini, raccontavano Giro d'Italia, Dino Buzzati, poi Anna Maria Ortese, per capirci. Voi dovete immaginare che l'unità dell'epoca era due fogli, domenica 3. Aveva un cronista sportivo, poteva scrivere poche righe, poi aveva quello che veniva chiamato in maniera oggi impropria uomo di colore. L'uomo di colore era il letterato del poeta, che aveva il compito di raccontare colori, gli odori, il sentire, come la gente uscita dalla seconda guerra mondiale dopo il fascismo si tirava su, provava a costruire una nuova Italia. Gatto lo fa con la sua sapienza poetica e questi racconti che voi trovate in questo libro che si chiama Alfonso Gatto, appunto, pubblicato qualche mese fa, ci permette di percorrere quegli anni in giro per l'Italia e capire qual era storicamente la situazione italiana uscita dal fascismo e in termini sociologici come si ricostruiva una comunità sociale, sia nazionale sia locale. Quindi quali erano le forme di legami sociali, quali erano i problemi in termini di interazioni sociali, quali erano i problemi anche chiaramente in termini di fiducia. Subito dopo la seconda guerra mondiale mica ci si fidava degli altri, c'era un grande timore. Il giro svolge il ruolo di unificatore, fa da balsamo, tiene insieme le persone. Tre citazioni di Gatto, perché mi piace lasciar parlare lui. Il primo è la prima citazione sull'immaginazione. Adesso chi di noi, da bambini, da adolescenti, anche da adulti, per una volta non ha sognato di volare con la bicicletta, guardando i ciclisti in televisione dal vivo? Chi non ha sognato di prendere quella bici e lanciarsi, seguire i ciclisti o sognare di volare, andare sul mare, col vento in faccia, senza pensieri? Sentite Gatto. Mai forse nella vita avremo tanti uomini, tante donne, tanti bambini a fare ala al nostro passaggio. Quello che sta succedendo ad Arrivalda adesso, Paolo Landri, che non è mi faceva vedere le foto della partenza ad Arrivalda. Ancora Gatto, noi che non
siamo capi di Stato di governo, noi che non siamo generali o cardinali, noi che non siamo rispettati o temuti, ma invidiati per la nostra stessa felicità di correre dietro a un sogno. La nostra strada, anche quella che in giro va scalando ogni giorno, fiancheggia l'Italia, vecchi e nuovi cimiteri, e popolata di ombre che si dileguano, lasciando nell'aria il lontano fruscio della sera e il desiderio innocente e disperato di vivere tutta la nostra vita in corsa. L'immaginazione, la libertà. Per Gatto seguire il Giro d'Italia significava un'apertura di libertà. Pensate. E poi nella prima edizione arriva Napoli. E lui è salernitano, qui è inutile dilungarci sul rapporto Napoli-Salerno. Lui è salernitano ed è assolutamente affascinato da Napoli. Riconosce Napoli come la capitale. E si ritrova in una tappa che va subito. E allora, mentre, chiaramente non guida l'auto del suo posto passeggero, col finestrino aperto scrive questo mentre sale sul Vesuvio. Sull'erta che da Ercolano porta all'Eremo, scavata tra la lava e le ginestre, un piccerillo spingeva avanti il piccolo ciuco col vasto carico di arance e di gassose. L'Italia del 46 sul Vesuvio. Poche case intorno, dal colore rosso fragola, infrascate, murenti, pioveva dolcemente. Ho chiesto al piccerillo, è brutta la salita? Brutto in napoletano vuol dire anche difficile, duro, doloroso. Ciccillo mi ha guardato con la sua faccia seria e mi ha risposto, chiodo, chiodo, signorino. Guardando con occhio triste le bottigliette e le arance fatte più gialle dalla pioggia contro il giallo delle finestre. Si sciupavano i festoni di carta rosea e verde tesi sulla strada, le bandiere pendevano molli, ma i vesuviani salivano a piedi d'erta, vestiti di bianco e di festa, col fiore all'occhiello, come al Corpus Domini. Si tiravano dietro bambini, masserizi, ombrelli, panieri, avviati senza fretta a guadagnare il traguardo dell'Eremo o a prendere i primi posti sui tornanti degli ultimi chilometri. Quello che sta avvenendo in questi momenti in Salerno, che avverrà domani a Napoli. Nonostante la folla che lo occupava, il paesaggio rimaneva deserto, esposto alla sua forte, odorosa solitudine. E poi la conclusione. La conclusione che caratterizza la nostalgia del nostro essere umani e sociale. Siamo destinati a finire, siamo a scadenza, e su questo non c'è alcun dubbio. Ma pensate quanto sia doloroso interrompere ogni volta delle società, diciamo noi sociologi, cioè delle relazioni sociali. Quanto sia spesso doloroso separarsi, salutarsi, dirsi addio, prendere coscienza che una relazione sociale è finita. Poi nascerà, ma non potrà mai essere così. Alla fine del Giro d'Italia, gli amanti, come noi chiamiamo proprio il ciclismo professionistico, ma anche chi è semplicemente sportivo, ama la vita, alla fine dell'ultima tappa sente quel brusio interiore, quell'anguore, quella malinconia. Si è conclusa la carovana, si sono concluse le 3 settimane. Sentite Gatto alla fine del Giro d'Italia quando deve tornare a Salerno. Domani, ma quando sarà domani? Spenderemo tutti i risparmi in libera uscita. Gli ufficiali della carovana allora resteranno a bordo. Nelle furerie deserte scriveranno lunghe lettere alle sorelle umili, promettendo di andare a morire a casa. Tutti, alla fine, ritorneremo a casa. Compreremo un fazzoletto di terra e scriveremo le nostre memorie. Chi non sogna di ritornare a casa? In una società contemporanea in cui si vive nel tra, perché siamo tutti partenti e ritornanti, siamo tutti in bilico tra metropolitane, treni, a proposito, aeroporti, siamo tutti in quella situazione in cui
partiamo e torniamo, e quindi lasciamo qualcosa che ritorniamo altre, chi non sogna a un certo punto di dire sono tornato a casa e posso raccontare a qualcuno che avrà il piacere di ascoltarmi quello che ho visto. Alfonso Gatto, ce l'ho. Grazie. Quindi maestro, ti vorrebbe essere un caso di scontro, giusto? Sì. E Maria Federica Paressino, c'è un ulteriore cambio permettendo grazie ai relatori, quindi vi invito a presentare. Il titolo è La ruota libera, ricercazione sperimentale della messa in rete di servizi socio-ecologici nel territorio di Napoli Est, giusto? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, io sono Cristiano Sconti, ricercatore della ricercatrice del Dipartimento di Agricoltura. E oggi qui con me a presentare questa esperienza di didattica innovativa, cioè la studentessa del nostro corso di laurea di sviluppo sostenibile e reti territoriali. Questa esperienza ha visto come protagonista la bicicletta e si basa su un metodo esperienziale di didattica che si chiama Learning by Doing, abbinato al metodo dell'assessed learning. Quindi abbiamo fatto esplorare ai nostri ragazzi che studiano urbanistica il territorio di Napoli Est attraverso l'utilizzo della bicicletta, per progettare poi la pista ciclabile che deve collegare Napoli Centro con appunto, il territorio Est. Questa esperienza ha portato, diciamo, non so se questa esperienza ha portato a relazionarsi soprattutto con la realtà delle scuole, perché un filone di ricerca del Dipartimento sta studiando le scuole come aree di rigenerazione sociologica per il cambiamento climatico. Quindi la messa in rete di questi servizi diciamo che sono di prossimità, quindi che caratterizzano la statura del territorio, è stata affrontata attraverso dei laboratori dedicati che ha visto la partecipazione sia degli studenti del DIAC che degli studenti delle scuole. Questa è una foto che rappresenta proprio l'inizio di questa esperienza, perché i nostri studenti partivano diciamo, dal centro storico e arrivavano fino all'area soprattutto di Ponticelli, San Giovanni Atteruccio e Barra, diciamo sperimentando in prima persona le difficoltà o le potenzialità di questo tragitto, quindi diciamo comprendendo come questo tipo di territorio avesse diciamo una struttura abbastanza complessa, perché come vediamo dalle immagini precedenti queste sono tutte aree sia all'interno delle scuole che limitrofe alle scuole. Il rigenerare le scuole come punto di ossatura fondamentale del territorio poteva portare, comportare diciamo, un beneficio anche all'immediato, all'ambiente circostante. E l'esperienza dei ragazzi è stata quella di confrontarsi diciamo, in una mappatura che ha visto studenti appartenenti a diversi cicli scolastici per verificare quali fossero le modalità di trasporto casa-scuola. E quello che abbiamo scoperto è stato che diciamo, l'uso della bicicletta è abbastanza compromesso nel territorio così difficile come quello di Napoli Est, che però l'uso della bicicletta può essere un potenziale strumento di mobilità leggera sostenibile e che gli studenti soprattutto delle scuole primarie sono quelli più avvantaggiati perché si trovavano nelle vicinanze della scuola, quindi il raggiungimento dell'abitazione e della scuola era maggiormente agevolato. Invece per i ragazzi che frequentavano i licei questo tipo di mobilità risulta essere più difficile perché non vengono diciamo, dalle immediate vicinanze della scuola ma da un contesto territoriale molto più ampio. Il disegno della pista ciclabile è stato soprattutto accompagnato però da un fattore molto importante che è quello percettivo. Quindi gli studenti hanno elaborato ad esempio questa mappa percettiva che servì appunto ad analizzare quali fossero le sensazioni che si avevano non soltanto diciamo, attraversando il territorio di bicicletta ma anche a piedi.
della pista ciclabile si è innestato, diciamo, quello del progetto del comune che prevede la realizzazione e la prosecuzione della pista ciclabile di Via Marina con una rete di quartiere, quindi come mettere a sistema le diverse parti della municipalità e soprattutto collegare questa parte periferica al centro di Napoli. Io passerei al video che hanno realizzato i ragazzi, dove appunto è possibile esplorare questo territorio attraverso i loro occhi e i loro occhi di civiltà. Sì, ti cedo il posto ad Asia. Molto spesso ci troviamo
in cui le auto sono parcheggiate entrambi i lati, sicuramente c'è una questione dei parcheggi che è molto difficile anche per quanto riguarda la futura pista ciclabile, però ci sono anche degli aspetti positivi. Questa potete vedere la stazione di San Giovanni e sicuramente ci sono dei punti che potrebbero diventare degli abiti popolari in cui poter lasciare non solo la propria bicicletta, prendere un altro mezzo di trasporto e potersi poi collegare con il resto del quartiere. E, l'aspetto principale è sicuramente anche di collegare le scuole tra di loro. Infatti le persone che hanno la porticella molto spesso non si riescono a spostare se non con una macchina a Barra o a San Giovanni, e c'è proprio la necessità che i ragazzi sentono di potersi spostare in modo soprattutto tranquillo, perché le auto su alcune strade corrono a una velocità molto elevata, così come nelle grandi rotonde non c'è la possibilità di percorrere le strade in modo tranquillo. Come potete vedere qui, trovate molto spesso a dover percorrere queste strade dove non c'è la possibilità appunto di inserire una pista ciclabile, e invece altre strade erano molto più accessibili per quanto riguarda la pista. È stata un'esperienza sicuramente, che noi abbiamo fatto questa esperienza grazie a uno degli stakeholder che fa parte del nostro corso di laurea, che ha dato la possibilità di avere queste biciclette con velocità, con quella assistita, questo è anche più facile per voi percorrere questo percorso, e ci ha lasciato per diverso tempo. Si è creato proprio un rapporto in cui gli studenti potranno utilizzare queste biciclette e andare appunto a fare quando le mani sono a lui e capire se realmente quello che avevamo progettato potesse essere poi appunto installato sul territorio. E quindi infatti queste che vedete sono le scuole e dei posti di pertinenza delle scuole. E difatti molto spesso ci siamo dovuti anche accertare quello che avevamo progettato fosse poi possibile realizzare sul territorio. Grazie. La nostra valutazione è stata innanzitutto quella di collegare le scuole, che appunto avevano un ruolo di ambito sociologico, però soprattutto anche le zone verdi. Difatti noi abbiamo un altro percorso, tantissime zone verdi degradate, e il nostro obiettivo era anche quello di collegarle attraverso la pista ciclabile per riqualificarle. Quindi c'è stata anche un'attenzione per quanto riguarda questo aspetto, e sicuramente la questione della pista ciclabile che si interrompe in modo quasi... se qualcuno non lo sa, percorre la pista ciclabile improvvisamente si trova una lente, uno spazio in realtà. Avete fatto una proposta concreta? Sì, assolutamente. Ci siamo cambiati tanto, abbiamo cercato di fare una proposta. Grazie. Sì, abbiamo anche con noi la stampa della pista, quindi vuole vedere il progetto che abbiamo, e per qualsiasi cosa siamo a disposizione.
fatto che i ragazzi stanno occupando, i ragazzi sono studenti di domani, si stanno occupando di queste problematiche. Poi questo fatto che la pista ciclabile, la strada ciclabile, la bicicletta non è una cosa che serve a dare un posto all'altro, ma non deve portare solo la persona, ma deve portare la comunicazione fra le persone. Intorno alla pista ciclabile poi deve nascere, non è la strada, quando si mette lì e va da un luogo all'altro, deve essere qualche cosa. Io vi esorto, voi avete sensibilità diversa mia per farlo, io ho solo quella di utente, diciamo, per correre una via ciclabile deve essere una attraversare la città, sì. E, diciamo, il bello deve essere portato attraverso la pista ciclabile, diciamo, chi la usa deve portare il bello e la voglia di tenere tutto come nostro. Così, se io vado e sono andato attorno ai Greco, ai ragazzi del Nobel, diciamo, in bicicletta, attraverso, e ho usato proprio quella cosa lì, mi accorgo che usando quella strada, quella pista ciclabile, invece se c'è andato con l'autostrada, sono andato con quella pista lì, io lì posso vedere che cosa mi succede intorno, se c'è un degrado, perché c'è un degrado, e forse con gli occhi dell'aspirante architetto che forse si può rimuovere anche senza tanta difficoltà quel degrado, diciamo, non è che ci vogliono progetti enormi, lì c'è un progetto, non si tratta di andare sulla Roma di nuovo, si tratta semplicemente di usare l'ingegno che quello stato proponendo, mi fa molto piacere, per fare queste cose. Quindi grazie e bravo. Grazie mille. Perfetto. Allora, adesso ci andiamo al secondo turno. Adesso il professore Francesco Pivone e Paolo Lanti di Regione di Protezione Sociale per l'intervento Bikes and Society. Periodo andato dal 91 al 95 soltanto
22 articoli all'anno riguardavano il civismo, e adesso invece nel primo decennio del millennio sono 284 all'anno. Quindi insomma chiaramente c'è un incremento dell'interesse derivante ovviamente dal cambiamento anche di prospettiva. Abbiamo cercato di capire come si sviluppasse la pratica civistica, quindi abbiamo trovato in effetti un, diciamo, un modello che è un modello interessante, che si deve insomma a questa ricercatrice che si chiama Elizabeth Shaw, che evidenzia sostanzialmente che la pratica civistica si sviluppa in rapporto a tre elementi. Uno è la materialità, vale a dire perché si utilizzi la bicicletta, abbiamo bisogno di infrastrutture, di oggetti, insomma di tecnologie che ci facciano andare in bici. Il secondo elemento è quello delle competenze, devi sapere andare in bici sostanzialmente perché altrimenti non la utilizzerai. E un terzo elemento che non è diciamo secondario, è quello delle culture, dei significati, giusto un accenno. Il nostro paese ha cultura civistica sportiva, non è un paese a cultura civistica diffusa. Questo è molto importante da capire. Soltanto in alcune regioni d'Italia naturalmente è diffusa come pratica, Emilia Romagna, insomma, ne so sostanzialmente, però appunto è soprattutto tutta la narrazione sportiva, una narrazione appunto civistica, una narrazione sportiva, si lega a coppi, partner, amici, sostanzialmente della bicicletta. Abbiamo fatto una piccola esperienza, diciamo, di ricerca, abbiamo anche pubblicato sulla rivista Elagre insieme a un collega di Lino dell'Università Salerno, abbiamo evidenziato uno dei fattori che favorisce la pratica civistica e la diffusa medializzazione. Cioè sostanzialmente i media creano, diciamo, dei cambiamenti culturali che facilitano l'uso della bici. Naturalmente c'è una pervasività dei social network, poi il discorso sarebbe molto molto lungo, si lega chiaramente a quello che si chiama la datification, cioè lo fatto che ormai tutte le nostre pratiche sociali sono legate alla produzione di numeri, di dati. Esistono delle piattaforme civistiche specializzate, Strava è una di queste, esistono piattaforme come Cobot che sostanzialmente producono naturalmente itinerari. E ovviamente poi ci sono il ruolo di Swift, che invece è la parte virtuale della pedalata, e ovviamente Instagram e Facebook, per cui appunto il discorso sarebbe lungo ma facilita. Questo chiaramente si viene catturato da una parte dalle classiche dinamiche del capitalismo digitale, cioè in realtà il ciclista diventa una fonte di dati che viene utilizzata e viene estratta da altri. Però i social media favoriscono anche nuovi spazi di visibilità per culture e identità civistiche. Per esempio, i social media favoriscono la diffusione della pratica civistica tra le donne, perché diciamo, la pratica civistica è una pratica molto maschilista e qui ci sono delle barriere, soprattutto all'ingresso. I social media favoriscono sostanzialmente l'emergenza di una soggettività. Naturalmente, poi questo ha permesso anche l'emergenza di alcune pratiche ciclistiche non competitive come le randonnée e anche il cicloturismo. Il cicloturismo è uno di quei settori boom negli ultimi tempi, che sono molto favorito dai nuovi media. Adesso passo la parola a Francesco. Grazie Paolo, io proseguo questo percorso presentando qualche considerazione sul tema poi della pratica sportiva, insomma, considerando anche la cornice in cui ci andiamo a collocare. Io sono un sociologo e quindi diciamo, provo a darvi alcuni elementi molto semplici di come poi la sociologia dello sport studia questo fenomeno. Ora, nello studio di questo fenomeno, diciamo, anche il tema di che cos'è lo sport è una questione che viene messa a tema, nel senso che lo sport è un fenomeno moderno, ha una storia molto profonda, ma nel corso della sua storia moderna, che ha più di un secolo, ha cambiato il suo significato sociale, che cos'è lo sport, quali sono i suoi significati, il perché lo si pratica e il modo in cui si pratica. E anche all'interno, diciamo, del settore ciclistico, ma in generale di tutto lo sport, si passa da una visione che era classica, originaria, che viene definita modello a piramide, quello che vedete
quindi la slide dove sostanzialmente il tema dello sport era legato soltanto allo sport agonistico competitivo, quindi quello codificato, regolamentato e che distingueva soltanto i diversi livelli, no? Diciamo, lo sport di vertice da quello di base dilettantistico, a questo modello cioè, oggi non corrispondono più le pratiche con cui anche si fa sport, le persone dicono di fare lo sport e quindi diciamo, si utilizza un altro tipo di modello, che è questo che si chiama modello alla chiesa, o dove accanto allo sport agonistico disciplinare sempre più c'è una pratica sportiva non istituzionalizzata, cioè che si realizza al di fuori dei sistemi regolamentati delle diverse discipline sportive, che quindi danno vita a altre pratiche che hanno altri significati sociali. Questo è ancora più evidente da questa prospettiva, in cui noi possiamo vedere come la pratica di qualsiasi sport, del ciclismo in particolare, può essere svolta in diversi modi, cioè può essere svolta all'interno di cornici istituzionali che ne modificano molto il significato, cioè può essere uno sport di tipo agonistico in un'associazione riconosciuta da una federazione, può essere invece uno sport realizzato all'interno dei sistemi scolastici, può essere uno sport che invece si fa nelle comunità di amici, di pari e così via, e dentro questi diversi ambiti che qui sono indicati da rari triangoli colorati, lo sport è qualcosa che dal punto di vista sociologico è molto diverso, perché ha diverse istituzioni, diverse regole, diverse pratiche, diversi diciamo, modi con cui si esprime. Stando alla cornice più stretta, quello che è lo sport agonistico disciplinare, per esempio, volendone ragionare in termini sociologici e anche descrittivi di che cos'è il ciclismo sportivo in Italia, si può guardare la Federazione Ciclistica Italiana. E già all'interno di questa federazione si vede che poi bisogna anche capire che cos'è il ciclismo e ci si trova di fronte a una serie di discipline molto articolate, ciclismo su pista, su strada, poi cambia il mezzo, per cui c'è la BMX, il trail, il ciclocross, eccetera, eccetera, il ciclismo. Quindi anche stando dentro al recinto stretto dello sport agonistico disciplinare, la differenziazione interna delle discipline ci danno l'idea che bisogna studiare un oggetto che è molto plurale, per cui a me sembra immediato il rapporto ciclismo, la parola alla pratica, ma questo non è. Esistono dei numeri, vado veloce, che ci dicono qual è il peso della Federazione Ciclistica in Italia, vedete, nonostante la sua rappresentazione mediatica sia molto elevata, ma poi la pratica sportiva è abbastanza limitata, questo è un dato in termini di atleti tesserati, questo è un dato in termini di associati, c'è il dato per genere, per cui ci dice che il ciclismo professionistico è un fatto ancora molto maschile, non la pratica ciclistica in generale. Vado a conclusione dando soltanto degli spunti, avevo preparato un intervento un pochino più lungo, ma lo taglio per stare nei tempi. Per esempio, le nostre analisi sociologiche hanno messo in evidenza che il ciclismo sportivo in Italia si trova in una fase di stagnazione, di motivazioni che non ho tempo di affrontare. E dal punto di vista anche del rapporto con la tecnologia, l'arrivo degli e-bike sta ancora portando a un ripensamento di che cos'è l'attività ciclistica e come per esempio i campionati degli e-bike è un'attività un po' di confine tra il motociclismo e il ciclismo e che sono in cerca di una loro definizione. C'è il tema del doping, il tema del corpo, il corpo come frontiera, come bricolage, su cui si intrecciano anche temi di ricerca scientifica e tecnologica. Ecco, questi sono alcuni elementi di cornice, lascio un link dove si possono vedere alcuni lavori che abbiamo realizzato all'interno di questo progetto Bike & Society che realizziamo insieme Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II e Istituto di Ricerca sulle Popolazioni e le Politiche Sociali del CNR che noi rappresentiamo. Grazie. Però adesso bisogna andare in un'altra.
aspettato cerco di ripagare la presa. È in veste di essere relatore, in modo che prende sia la stasera a modo che non c'è deve essere più presente. Un antico di calcio che è proprio un po' naturale, storia e luce. Quindi arriviamo l'ultima parte della bicicletta, che è la parte che ci sono tutti gli usi, quelli gli usi e gli usi della bicicletta. Antonio, mi dispiace, mi continuo a innovare nei 5 minuti per tirare il cervello. Non mi preoccupare. E ci vedono di cervello, se mi dice che ci vedi da sotto, sì. E bene. Mi dice la nota del nastro. Finisce il nastro. Mi dice il nastro, finisce anche la corrente. Ci chiudono la corrente. Che spero si veda. Allora innanzitutto vi ringrazio per aver atteso fino alla fine, cercherò di pagarvi con una pillola che mette un po' a sistema tutte le cose che abbiamo ascoltato e quindi salvo alcuni aspetti che erano dedicati ai ragazzi. E il caucciù, che è questa materia straordinaria che ha permesso alla bicicletta di fare in effetti un salto, è un materiale naturale, in realtà un po' lo ispiriamo anche noi quando respiriamo, si trova dappertutto, molto concentrato e non è la materia che dà il colore bianco al lattice, ma quello, il colore bianco viene dato da dei quadri, un po' come se fosse il latte. Il caucciù comunque ha delle testimonianze storiche piuttosto antiche, perché già circa 3.000 anni fa venivano prodotte delle palle di caucciù di dimensione variabile e venivano utilizzati in alcuni giochi tradizionali in Centro America e poi diffusi anche in Sud America. Tra l'altro questi giochi venivano ancora giocati dall'attuale Haiti e la testimonianza che ci viene e ce la porta proprio Cristoforo Colombo. Il gioco prevedeva di non toccare la palla con le mani, ma utilizzare o col bianca oppure utilizzare degli oggetti che poi daranno vita al gioco della pelota, quindi un grosso, diciamo, cono con il quale lanciare la sfera. Una parte della narrativa legata ai sacrifici umani, sangue, eccetera, di queste popolazioni in realtà probabilmente la si deve al fatto che urtando con le armi, una palla che poteva pesare anche 3 kg, questa produceva dei lividi estremamente profondi e delle lacerazioni al tessuto sottocutaneo che poi richiedevano delle incisioni per poter limitare poi la pressione e quindi la sensazione dolorosa. Poi ci sono anche, c'è anche un'altra narrativa, ma questa probabilmente per la nostra bassa comprensione e testimonianza storica, perché alcune di queste incisioni rappresentano la palla di calcio con un testo esultante. Non è dato sapere se lanciassero la testa di persone o chiudessero la testa di qualcuno nella sfera di calcio. Comunque il calcio era stato scoperto ed era stata scoperta anche la vulcanizzazione, che è quel processo in base al quale la fibra di la sostanza isoprene viene polimerizzato e poi tutte le catene di isoprene vengono attaccate l'una tra le altre con dei colpi zolfo. Questi producono l'elasticità del caucciù. Questa cosa loro come la facevano? Prelevavano il lattice, lo pulivano insieme alla linfa dell'ipopealba, che è quel portato in alto a destra un esempio di questo fiore, una campana che si vede abbastanza spesso, una pianta molto rustica. Questo permetteva la vulcanizzazione anche l'interno, prima che Goodyear la inventasse. Non avevano però inventato gli antiossidanti, di cui parleremo tra un attimo. Il processo che vi descrivo in questo modo, anche con le bandiere dell'epoca, è in realtà quello che succede poi molto dopo Cristoforo Colombo, perché questo lattice e il palle di calcio erano ancora state ritrovate, era più che altro una curiosità botanica variante, una curiosità antropologica questi ritrovati, ma diventano veramente qualcosa di serio quando a un certo punto si riesce a trovare un modo di stabilizzare questa gomma, utilizzando poi alla fine, e questo è il processo che viene fatto nel corso in realtà di circa un secolo, mescolando dello zolfo di proposito con il lattice. Questo crea la prima vulcanizzazione della storia, mentre tra l'inizio del Settecento e l'anno nel quale viene poi inventata la vulcanizzazione, il lattice viene utilizzato cospargendo dei tessuti.
tutti, tentando di utilizzare dei tessuti impermeabili. Ora, quella era un'epoca nella quale si andava per mare, con tessuti di stoffa, di cotone, ci si bagnavano. Quindi questa invenzione ha cambiato anche la possibilità di stare sulla coperta di una nave cercando di non bagnarsi, si poteva fare dei saposi, si poteva fare tutta una serie di operazioni. Questo lo passo molto molto rapidamente, dal momento in cui si inventa l'organizzazione, incomincia una necessità impellente di utilizzare questo nuovo materiale, che viene prodotto quasi esclusivamente in Brasile come raccolta naturale, non esistevano le piantagioni. Cioè si andava in giro nella foresta amazzonica, in tutto il bacino dell'Amazzonia, e i campesinos raccoglievano il lattice dalle varie piante che si trovavano sparse nel bacino amazzonico. Quindi c'è una correlazione fortissima tra la quantità utilizzata e la quantità prodotta, e anche il costo molto alto, perché non si pensava ad una piantagione. Poi accade una cosa totalmente nuova, cominciano le piantagioni vere e proprie, e in particolare in Asia, perché c'è una fascia del pianeta nel quale queste piante possono essere utilizzate tutto bene. Però questa è la situazione attuale, nella quale vedete paesi piccolissimi come quelli, come la Thailandia, che attualmente è il maggiore esportatore al mondo di caucciù, in realtà hanno una superficie coperta da piantagioni che è tra le più alte al mondo, quindi superficie assoluta. Questo poi comporterà, vedremo, dei problemi, questo basalto comporterà dei problemi, perché c'è un problema di attacco alla biodiversità. Queste due piccole immagini riprendono una cosa che ha spiegato il professor Dardo, che non so se dei paraggi, ma c'è un fatto geologico e naturalistico legato alla nascita di questo Sweetwater, questo Laufmaschine. Sai qual è, professore? C'è stata l'eruzione nel 1815 del vulcano Tambora. Questo vulcano in Indonesia espelle in atmosfera 100 km cubi di materiale che rimane sospeso e produce per alcuni anni, sommandosi ad alcune eruzioni precedenti, quelle che si chiama l'estate, l'anno senza l'estate. I famosi quadri inglesi con i granuli rossissimi a Londra, l'abbassamento delle temperature, la riduzione della produzione di foraggio per i cavalli e quindi indisponibilità di cavalli, fa nascere la necessità di un oggetto sul quale fondamentalmente si stava seduti, quindi si risparmiava energia appoggiando il proprio peso su qualcosa che poteva stare dritta all'indietro e poi con le gambe si spostava in avanti. Quindi c'è un elemento, come dire, naturale che ha portato a questa situazione. Però qual è la bicicletta che va, che prende piede? Questa che l'ho portata, perché da questa bicicletta nasce il concetto di rompersi l'osso del collo, in quanto le gambe del ciclista, insomma la vulcanizzazione è stata inventata da pochissimo, ma non si è ancora su larga scala, la pelliverella è stata inserita da 20 anni sulla ruota. Che cosa succede? Che quando si tenta di frenare, se non lo si fa con la cautela, in realtà che succede? Che la coda si blocca e la persona che arriva al centro a quell'altezza crolla in avanti e si rompe l'osso del collo. Questo osso del collo nasce nel 1863. Questa è invece il nostro Fausto Coppi a ricordarci la prima corsa nota di biciclette del 1868, 1,2 km, questa era niente di che. E invece il nostro Coppi diventa il campionissimo, perché nel 49 vince le due gare, Tour de France e Giro d'Italia. Però ritornando alla questione della gomma, oggi ci troviamo di fronte ad una sfida particolarmente importante, perché la gomma, in particolare quella degli pneumatici, quella che ha preso il sopravvento, cioè la massa di gomma maggiormente presente sul nostro pianeta come oggetto artificiale, noi non l'abbiamo saputo da gestire particolarmente bene, anche perché ci sono delle oggettive difficoltà nel prelevare materia, che poi è diventata una mescola più o meno complicata, per farla diventare materia prima secondaria in comune di utilizzo. In particolare, da pochissimo tempo è venuto fuori che questo componente antiossidante che sta all'interno si chiama 6PPD, è la sigla
della molecola organica è più che un antiossidante, è un anti-reticolizzante, blocca l'azione dell'ozono, viene aggiunto una mescola. E c'è una caratteristica straordinaria per chi ha inventato questa mescola, perché man mano che il pneumatico si consuma, questo antiossidante emerge alla superficie, cattura l'ozono che potrebbe danneggiare il reticolo della gomma e poi si spalda continuamente, e quindi è disperso nell'ambiente moltissimo. Però è stato messo in relazione a disturbi nella mucosità, diciamo, dei salmoni e quindi dei corpi lattosi, e qui si è visto l'effetto. E anche quindi riutilizzare un materiale gommoso che dentro contiene questo antiossidante in realtà trova dei problemi, perché continuamente degassa e può essere rilavato. Ora, le alternative sarebbero quelle della gomma sintetica, però non hanno preso piede, in realtà anche per questioni di odori, cioè il neoprene c'è un odore, il caucciù, il latte c'è naturale, praticamente no. Però dalla gomma sintetica noi abbiamo creato famiglie vastissime di prodotti che possono essere utilizzati per fare i vari gruppi. Ora, grazie per l'attenzione, ho fatto la prova dei 5 minuti, grazie per essere qui. Benissimo, allora grazie Antonio, se non ci sono altre domande si è conclusa anche questa sessione. Una cosa però sentite ai nostri colleghi dell'università, è stata fatta, anche se ci siamo, abbiamo iniziato abbastanza presto ad organizzare questa attività, e comunque era poco rispetto alla complessità della stessa. Siamo riusciti con il vostro impegno, perché ci avete creduto, ad arrivare quasi alla fine, c'è ancora una giornata, c'è ancora una giornata, abbiamo ancora una giornata, la comunità vi possiamo dire che questa cosa ha creato, ha inciso, perché a quanto pare Napoli ha fatto la rivista, cioè nessun'altra città si è impegnata a realizzare un programma culturale che poi mettesse davanti alla disponibilità dei cittadini praticamente l'intera università. Qui si sono, su questo, diciamo, si accorge qui, si sono presentati tutti, cioè l'intera Federico II ha risposto a questa chiamata, e praticamente l'ha fatto solo Napoli, cioè Napoli ha avuto questa intuizione. Noi ci aspettiamo, se sarà possibile, per il terzo anno di seguito a Napoli, di partire ancora con maggiore amici. Vi ringraziamo moltissimo. Sì, siamo moltissimi, mi hanno presentato domani mattina alla tappa, se ti ci aiuta, e sperando che anche il tempo ci aiuti, che non ci aiutano questi giorni, ci speriamo bene. Avremo uno stand offerto effettivamente dalla città metropolitana, in cui avremo un po' di cose della Federico II che sono andate a prendere adesso, quindi speriamo bene. Comunque io sentivo solo cose interessantissime.